tua casa da sogno Roveri Costruzioni, 10 anni di garanzia sui lavori. www.roverricostruzioni.com. Infortunistica Tossani. Dal 1952 assistiamo vittime di sinistri stradali, infortuni sul lavoro, mala sanità, senza anticipi e senza costi in caso di mancato risarcimento. Oggi siamo presenti in tutta Italia. Infortunistica Tossani. Dal 1952, la storia del risarcimento. Masi Ristrutturazioni, specializzati in ristrutturazioni di pregio per privati e attività commerciali. Ci trovate in via Salarolo 2T a San Lazzaro di Savena. Masi Ristrutturazioni, soluzioni innovative, qualità italiana. Porrettana Gomme. Cambio pneumatici con le attrezzature più innovative. Officina auto e moto multimarca. Centro revisione auto e moto. Porrettana Gomme, pneumatici e assistenza. Appuntamento con il pallone nel 7, il Bologna che vince, non solo non perde come ormai accade a parte la prima giornata da 8 partite consecutive, ma è tornato anche a vincere, ha portato a casa 3 punti, ha fatto un bel balzo in classifica, sono tornate certezze e solidità ed è ovviamente un momento particolarmente felice in casa rossoblu. Ieri la squadra è uscita dal campo con il coro rivolto a Thiago Motta della curva Andrea Costa, portaci in Europa, erano frasi ormai dimenticate da queste parti, le ultime volte che venivano cantate era nell'era Mazzone fine anni 90, quindi insomma è passato del tempo, si capisce, si percepisce che l'entusiasmo è tornato. Allora questa sera cercheremo di capire anche la crescita continua di questo Bologna nei risultati e nelle sue certezze. Lo facciamo come sempre con i nostri ospiti. Un buonasera a Fabio Bazzani. Ciao, buonasera, Fabio. Buonasera. Ben ritrovato. Buonasera, grazie. Buonasera Nando Pellerano. Ciao Nando. Che bello che ci fai. Questo belli voi, belli voi. Ritrovarti per sempre noi è sempre una grande gioia. Imbattuti da quanto tempo voi? Da sempre. No, è la prima giornata con il Bologna. Esatto. Noi abbiamo una campionata. Sì, secondo me avete un altro campionato. Comunque sono contento di essere qua, vi vedo in forma. Grazie. Dopo salutiamo anche Manfredi, che lo è un po' meno perché è stato preso dall'influenza. Ben trovato Guido De Carolis, Corriere della Sera. Ciao Guido. Ciao Sabrina, buonasera a tutti. Alla tua destra il nostro Luca Pinkerle. Sono tornato alla destra di Guido. Ciao, buonasera Ciao, a tutti. Ciao Luca, buonasera. Ben trovato. Subito. Sai che gioia stare da una parte. Partenando, Rivoglio, Manfredi e Pedrelle. Adesso. Allora, con ordine, quando ci vedrà la partita? Martedì sera alle 23:30, tutta la settimana on demand per chi si la vuole vedere quando vuole. Consigliamo perché il Bologna vince, quindi è una bella partita da rivedere. Esatto, insomma è un periodo che è sempre bene rivedere il Bologna perché c'è sempre qualche spunto interessante. Intanto salutiamo il nostro Manfredi Campione che è a casa con qualche linea di febbre, ma lo ritroveremo lunedì prossimo più in forma che mai, d'altronde ormai ci siamo passati tutti in redazione, quindi non risponde neanche al telefono. Però vedi la differenza, io mi sono ammalata durante la sosta perché cioè quando fai un lavoro devi scegliere anche scientificamente quando ammalarti, invece Manfred si ammala appena riprende il campionato. Anche lui. Scientifico anche lui. L'unica stacanovista è la Rita. L'unica è la Rita che ha degli anticorpi pazzeschi. Adesso aspettiamo al Marco Luca. Sì, mi ammalerò la prossima settimana perché verrà Pepe anche a Reggio Emilia che ha delle medie piuttosto basse di aria condizionata in macchina, quindi probabilmente sarò un cencio a Reggio Emilia. Alla Spezia lo ha stroncato all'intervallo, aveva già 39 di febbre Luca. Aveva aria condizionata sui 12 Mettiti gradi. La maglia termica. Sì, forse serve la maglia termica. Esatto. Va bene, allora da dove ripartiamo Fabio? Perché insomma questa pausa delle nazionali sembra non aver scalfito, no? Il Bologna che ha avuto una buona partenza, un buon approccio contro un Frosinone che comunque è venuta qua a giocarsela, qualche momento solo nel secondo tempo in cui forse ha avuto un piccolo calo di concentrazione, però ha saputo anche dosare e reagire dopo questo.
Sì, beh, è chiaro, una vittoria anche secondo me importante, proprio perché, come hai detto tu, dentro la partita ci sono andati anche momenti dove il Frosinone è venuto fuori, ma non a caso, lo diceva, è una squadra che ha 12 punti, si vede che è una squadra che ha un'identità, ma il Bologna riesce a passare attraverso queste situazioni. Dopo un inizio comunque che il Frosinone lo andava a prendere, ha preso in mano la partita, con le proprie soluzioni è andato a trovare i gol. C'è una squadra che, passami il termine, si sente forte, ma non in una maniera presuntuosa, si sente forte in una maniera consapevole, quindi non deraglia mai, non va mai fuori dalla partita anche se trova delle difficoltà, perché sa che ha tante soluzioni. Una, quella del gioco, delle conoscenze, ma soprattutto tante armi, il gioco diretto, il gioco fraseggiato, e poi nel momento che deve soffrire, perché ci sono anche le altre squadre in campo, è capace di farlo. All'inizio del secondo tempo ha subito un po', questo rigore comunque sia gli ha tolto un po' di certezze, e dopo ha mancato il gol del 3-1 che poteva esserci in più occasioni per chiudere la partita, e poi vabbè, c'è stato l'episodio finale del 95esimo, però una vittoria assoluta meritata. Dopo una sosta non è mai facile, perché comunque non hai tutti i giocatori, non sai chi è connesso, chi non è connesso, e invece questa squadra dimostra sempre più di essere sempre mentalizzata, chi gioca è sul pezzo, ci sono giocatori che stanno facendo robe veramente importanti, chiaramente Ebischer su tutti, nel senso su tutti per come eravamo abituati a vederlo, che era un giocatore che appariva poco, oggi appare molto ovviamente anche perché sta tornando a giocare in un ruolo per cui era stato preso dal Bologna, cioè lui il Young Boys giocava in questa maniera, davanti alla difesa con due mediani. Oggi il Bologna assomiglia a una squadra con due mediani, con Freuler spesso vicino a lui e uno che si inserisce, quindi veramente bene, Freuler che cresce di condizione, Salemekas che non è ancora in condizione ma vedi che giocatore è, quindi insomma tante cose positive per una classifica che veramente insomma fa sognare. A proposito di questo, caro Nando, anche tu hai avvertito ieri questo clima allo stadio che mancava da tempo, cioè adesso ci crede la piazza, ci spera, ci vuole... Ci spera come è giusto che sia, nel senso che la squadra dà segnali importanti, la classifica risponde a questi segnali, fai uno più uno e il tifoso ci sta, no? Che sogni, che si auspichi quello che si attende da diversi anni e non era mai stato così vicino, almeno nella solidità che vede nella squadra. Le presenze allo stadio sono la cartina tornasole di questo nuovo sguardo che hanno i tifosi verso la squadra, ma anche gli operatori del settore, anche i critici, anche la stampa, no? Non solo quella di Bologna, voglio dire anche da fuori si ha questa sensazione. E, fra l'altro, appunto, ho notato anche proprio alla fine della partita una felicità particolare da parte di tutto il gruppo, e secondo me anche rispetto a questo ulteriore gradino di crescita mentale della squadra, no? Secondo me ieri il Bologna non è che abbia sofferto tantissimo, ha sofferto come giusto che sia nelle partite di Serie A a tratti, però è riuscito a gestirla bene questa cosa che in passato non avveniva. Per certi versi una partita che sembrava un po' finita, per certi versi sul 2-0 ancora, il gol del Frosinone l'ha fatto tornare vivace, anche un pochino, un po' di thrilling, no? Lo spettatore ha bisogno di questo. Ne ero quasi compiaciuto, paradossalmente, perché 2-0 col Bologna, che comunque gestiva, la Frosinone si muoveva, ma gestiva bene, controllava bene. Dopo lo guardiamo questo rigore, però insomma, certo, al di là del rigore, se poi c'era o non c'era, era già da qualche minuto che il Bologna, qui vado anche da Guido, no? C'era stato quella scivolata di Calafiori, cioè si era capito che il Bologna forse si era sentito un po' troppo sicuro della gara, cioè sono cose anche fisiologiche, è difficile essere 90 minuti, no? Ha fatto un po' come aveva fatto l'Inter contro il Bologna a San Siro, 2-0 presto, poi si è sentito un po' rilassato e quindi ha allentato un po' la tensione. Il Frosinone, che è una squadra onesta ma che tutto sommato gioca bene, nel primo tempo aveva corso poco, le squadre di Francesco hanno bisogno di star sul pezzo molto fisicamente, quando un po' alzati i giri il Bologna si è rilassato, poi hanno trovato il rigore, è chiaro che insomma la partita è cambiata. Però diciamo che la vittoria, secondo me, alla fine del Bologna è una vittoria meritata. Sono 8 risultati utili di fila, lo stadio è pieno, l'allenatore è bravo, il presidente
è qui ed è presente, è investito, tra l'altro domani c'è l'assemblea dei soci. Poi magari ne parliamo in modo più approfondito. Certo. Insomma, credo che ci siano gli ingredienti per giocarsela fino in fondo, cioè la strada è lunga, però mi pare che il treno per l'Europa sia partito, il Bologna è a bordo del treno. Cioè, quindi sono legittime le richieste? Sono legittime, della ma poi lo ha detto anche Motta nel suo gergo post partita, quando ha detto i tifosi fanno bene a chiedere, i tifosi possono chiedere tutto e noi daremo tutto per arrivare in fondo. Poi che tu ci arrivi è un altro conto, però è cambiato un po' il sentore, il sentimento anche da parte della società, nel senso che prima si diceva sempre insomma stiamo bassi, l'entusiasmo, teniamolo, perché poi la delusione di non andare. Invece l'entusiasmo bisogna cavalcarlo, l'entusiasmo se c'è bisogna anzi soffiarci sopra, sì, perché è vero che poi magari l'anno scorso è stata una delusione non arrivare in Europa, però sei stato dentro fino all'ultimo, hai avuto un campionato interessante, te la sei giocata come non facevi da anni, e quest'anno la sensazione è la stessa, cioè ci sono squadre sicuramente tecnicamente più attrezzate, però tu non perdi contro le grandi, non, di fatto a parte il Milan da gennaio scorso, a parte il Milan, non hai più perso contro le grandi, e la sconfitta col Milan era di un Bologna che non era questo, perché mancava gran parte della squadra, gran parte Sì, non era ancora il mercato. Quindi apertissimo, c'erano ancora tante. Non dico che tu ci vai, ma te la puoi giocare, perché anche le altre hanno tanti piccoli dettagli, a volte non sono neanche tanto piccoli, da mettere a posto, e tu ti puoi inserire, ecco. Intanto l'Empoli sta battendo la Fiorentina, e forse è risultato a sorpresa, no? Anche se noi abbiamo visto poi l'Empoli giocare comunque un buon calcio, magari era poco concreta, al momento siamo poi solo al 24esimo, quindi ancora lunga. Luca, so che hai un po' di video, di filmati che fotografano il momento e l'entusiasmo che c'è oggi intorno al Bologna. Partirei da forse il personaggio della giornata, che è stato Lollo De Silvestri, che si è preso la scena con questo gol di testa da fuori area, e pensate, in Serie A non succedeva dal 2011, fu Gattuso l'ultimo a segnare di testa da fuori area, con Gioi Saputo che si prende cura della sua pelatona. Così, con un po' di entusiasmo, un po' di goliardia da fine gara, ma non è l'unico record di Lorenzo De Silvestri, perché a parte che ne sta macinando di presenze, ogni giornata praticamente scala la classifica tra i top 50 presenti in Serie A, e quindi non è un numero da sottovalutare, perché è un giocatore che con il suo rendimento e la sua presenza sta ancora scalando le classifiche, ma un altro record, cioè di difensore goleador, e sono addirittura 13 i campionati diversi di Serie A in cui il De Silvestri è andato a segno, superando così Bonucci, che sarà impegnato con l'Union Berlino in Bundesliga quest'anno, fermo a quota 12. Quindi un giocatore che, oltre a difendere, oltre a essere sempre presente ed essere anche il capitano del Bologna, perché abbiamo visto che la fascia ha girato tanto, sì, ma con De Silvestri in campo è stato De Silvestri il capitano del Bologna, riesce anche a segnare gol molto belli, perché anche tecnicamente segnare così da fuori area credo sia molto difficile. È inserita tra le tue azioni quella del gol, quindi non l'anticipiamo, ce la racconti magari dopo. Io l'unica cosa vorrei vedere, se possibile, subito il rigore, così magari ci togliamo il dente, perché anche su questo ieri c'è stato un po' di discussione, cioè chi dice non era neanche da andare a vedere al VAR, chi dice comunque quello è un fallo e va fischiato, aveva visto meglio Doveri, ha fatto bene il VAR a richiamarlo. Che percezione avete avuto? Perché anche Motta ne ha parlato a fine gara, senza voler fare polemica, però l'ha sottolineato. Parto da Fabio, così sentiamo subito la visione dal campo, cioè tu un rigore così... Ma allora, io credo che quello che abbia detto Thiago Motta sia la valutazione che mi trova... Ce l'abbiamo però negli altri monitor, perché qua abbiamo la Fiorentina. La valutazione che mi trova d'accordo è quella che ha detto lui, cioè che Doveri era in una condizione da poter giudicare lui l'entità del contatto, lì non lo giudica. A quel punto il VAR, se richiama, rivedendolo, Doveri secondo me fa bene a darlo, perché Beukema comunque lo va a colpire e lui sbaglia, perché deve comunque essere meno precipitoso, rallentare la corsa in area di rigore, devi sempre temporeggiare, anche perché è una palla che non ti fa più male. Però c'è da dire che Doveri dal campo aveva valutato l'impatto come un impatto di entità da non punire. È chiaro che nel momento che però il VAR
ti richiama, lo vai a rivedere con calma, il colpo c'è e ci può stare il rigore, secondo me. Ecco, questo è un po' il discorso che faceva Thiago Motta ieri. Sì, 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 certo. Non ha sbagliato nel darlo, quando vieni richiamato vedi il contatto, però aveva visto meglio lui. A quel punto il VAR si vede che è da chiedersi se veramente era un episodio così grave da dire che la valutazione di dovere era talmente errata da doverlo chiamare. Questo è il concetto. Poi nel momento che il VAR decide quello e doveri viene chiamato lì, secondo me è normale che puoi dare rigore, è più probabile che lo dai perché l'impatto c'è, e lì chiaramente secondo me il difensore deve lavorare un po' meglio, perché in area devi riuscire a temporizzare un po' di più e frenare un po' la corsa. Questa è la mia valutazione. Siete d'accordo? No, però in che senso? Secondo me è rigore. Ah, secondo te rigore a prescindere? Sbaglia doveri, perché lui guarda la parte alta dei due corpi, cioè del corpo, sì, di Beukema, e non guarda in basso, e Beukema lo travolge. Il Cuni gli ha già tolto la palla dalla disponibilità. Forse qua si vede meglio. E, da quindi, questa... e quindi secondo me è rigore che lui deve vedere in campo. E non c'è discussione. Se quel rigore lì non lo danno al Bologna, ne parliamo e anche tanto, e ci arrabbiamo anche tanto. Nando, ma puoi anche contraddirlo, collega. Perché siete della stessa testata. La penso come Motta, e quindi come Fabio. Mi domando se il VAR ha visto appunto un grave errore o meno. Però scusami Nando, qui c'è da far chiarezza. Cioè il VAR interviene perché sugli interventi in area da rigore il VAR interviene, e quindi il VAR lo vede, e secondo il VAR a quel punto lo deve chiamare. Non è che c'è discrezionalità, c'è una valutazione però del fatto che il VAR possa, gli interventi da rigore, gli interventi in area vengono tutti visionati al VAR. La sensazione è che se il VAR manda l'arbitro a rivedere, chiaro, tutti i contatti che ci sono in area, l'arbitro va al video, vede il contatto e dà sempre rigore. Cioè, allora, se lo richiama per come l'ha richiamata a Salerno, questi sono 6 rigori. Perché se richiama per la mano di Viola, quindi questo è rigore 6 volte, quello contro il Bologna. Cioè, sì, è un altro problema. Non si capisce più quando richiama con richiama a seconda del contatto, perché è stato richiamato un rigore a Salerno, che allora sono tutti Fabio, rigori. Però tutti. A Salerno è una mano, qua è un contatto, è diverso. Cioè, tu non hai visto la mano. E allora ti faccio vedere, guarda che tu non l'hai vista la mano, guarda la mano, ah cavolo, non l'ho vista, ma come, però? Qui è un contatto. Allora quel che sapevo io, insomma, il VAR interviene nel momento in cui c'è un grave errore da parte dell'arbitro che non ha visto qualcosa. Doveri era lì, questa è un'intensità, Motta l'ha spiegata dicendo guarda che ci sono un sacco di dal campo, infatti Doveri ha fatto così, ma anche noi, perché comunque spesso e volentieri nei contatti bisogna capire se lui può stare in piedi oppure no. Rivedendolo al rallentatore, eccetera, Beukema, visto che lui ha fatto un colpo di tacco per smarcarsi, è rimasto così, e andavano in corsa, nel momento in cui ti fermi, se c'è un contatto, può darsi che tu cada. Beukema deve temporeggiare, perché non si arriva così forte. No, infatti, cosa ha detto poi Motta? Doveva sparire Beukema, ma doveva anche temporeggiare, fermarsi lì, sono in corsa. Secondo me, vuol dire, il concetto è che se passa il principio per cui se c'è contatto si fischia rigore, bisogna solamente aspettare che il VAR chiami o non chiami l'arbitro per vedere quel contatto. Infatti che lui ha già giudicato come intensità, Collins ha provato a prendere un altro dopo. Cioè, sì. Quindi discutiamo dell'intensità. Qui discutiamo del fallo, perché quello è fallo, perché lui gli prende il piede, gli toglie il piede d'appoggio quando Cuni del Frosinone ha tolto già la palla dalla disponibilità di Beukema. Secondo me e quindi lì non c'è discussione. Che voto hai dato a Doveri? 5. C'è nel pagellone di Guidone? No, anche per il rigore, perché lo deve vedere dal campo. 5, ma 5 come gliel'ho dato io, gliel'ha dato Stadio. Corriere Sport gli ha dato lo stesso, adesso non mi ricordo il Carlino e gli altri cosa gli abbiamo dato, però insomma. Sono questioni. Poi la gestione della partita a me non è piaciuta. Insomma, ha tirato fuori tardi i cartellini, così, però per quell'episodio lì. Ma una volta richiamato, lo vai a vedere, va a sbattere, Beukema va a sbattere, d'accordo. Doveri dal campo ha ritenuto che non era un intervento così pesante, rivedendolo al video.
un sacco di contatti sembrano, secondo me, più pesanti di quello che quando poi, giochi. Cioè, io non dico che a me piace, la regola è la regola. No, certo, capito. Perché a quel punto... Ma infatti sono un sacco di regole. Per fortuna non ha, diciamo, influito eccessivamente sul risultato. Un po' sulla partita, anzi dovresti esserne grato, hai detto che ti è anche piaciuto. Che... Per il Bologna forse... Essendo che non ha influito, è un bene che gliel'abbiano dato contro, perché può servire a Beukema a da lezione, okay? Cioè, perché se fosse passato in cavalleria, molto probabilmente poteva rifarlo, dici, cioè, magari. Invece non ha influito primo e quindi però te l'hanno dato contro, quindi sicuramente la prossima volta Beukema temporeggerà. Perché qui, ripeto, è comunque un errore quello di Beukema. Poi, ripeto, può andare dove non l'aveva dato, non lo chiamano e ti passa. Però, soprattutto su una situazione del genere, dove non ti sta facendo male perché sta andando in fondo e rientra, devi temporeggiare, capito? Certo. Cioè, sì. Faccio un esempio, scusami Luca, prego. Faccio solo un esempio per chiarire il metro. Il rigore che il Bologna viene concesso al Bologna, giustamente, a Milano contro l'Inter... Sì. Dove Lautaro su Ferguson. Prende Ferguson, cioè è un rigore, se volete, meno evidente di questo. È vero che lui lo trattiene da dietro, però mentre sta per ricevere palla, sì, ma quello stesso terra. Lui ha la disponibilità del pallone e lo ha saltato l'uomo di fatto, perché gli era entrato, e lui lo tira giù Beukema e non gli dà la possibilità di continuare l'azione di calciare in porta. Secondo me sono rigori, dici l'intensità, allora l'intensità a Milano che intensità guardi? Cioè come fai a stabilire l'intensità del... Tant'è che lì lo chiama... Neanche lui infatti l'ha fischiato. Anche lui lo ha fermato, ma lì è quello che sto dicendo. Episodi dubbi, il VAR li guarda tutti e poi chiama l'arbitro. Certo. Volevi aggiungere... Sì, a parte il pagellone di Guido che gli ha dato 5,5, calma olimpica, gestire la difesa su entrata e soluzione in ritardo, giusto rigore. Ci siamo evoluti, adesso c'è anche la foto col pollice giù, non solo col pollice su, rispetto alla settimana scorsa. Cioè, se è su, verde su, ok. I bocciati, sì, pollice in giù, promossi, no, cioè, migliori. A me lui ieri è piaciuto in campo durante la partita, Beukema. Appunto su questo, è un giocatore che dimostra di avere... forza fisica nei duelli aerei, praticamente vince sempre lui, è il giocatore della Serie A che ha completato più passaggi, quindi anche a livello di personalità è quello che dirige la difesa, quello che passa il pallone per iniziare l'azione del Bologna, però come aveva raccontato anche in un'intervista non è abituato a difendere in questa maniera, quindi anche forse questo tipo di episodi, come diceva Fabio, gli possono servire da lezione per migliorare, perché ha rivelato qualche settimana fa che quando giocava in Olanda praticamente andare alla marcatura uomo non era una cosa a cui lui era assolutamente abituato, quindi anche i diversi errori che abbiamo visto, l'uscita su Luvumbo quando c'è stata la partita col Cagliari, sono ancora forse scivoloni che si porta dietro da un panorama calcistico diverso. Sfogatevi stasera che non c'è Manfredi, perché voi sapete che per Manfredi Beukema stiamo scherzando, è che di solito Manfred lo considera intoccabile e poi per carità, infatti è sicuramente un ottimo difensore. Ci dobbiamo fermare, poi andiamo a vedere un po' più nello specifico invece gli episodi di Fabio, anche per capire come l'ha preparata ieri, come si è sviluppata ieri la gara contro un Frosinone che comunque è venuto qua a giocarsela. Oggi sono poche le squadre che stanno tutte dietro la palla, adesso giocano un po' di più e questo consente anche di vedere partite migliori. Dopo la pubblicità. Già di festeggiar, tutti pronti a risparmiar. Il disco gira, la musica è accesa, noi uniamo convenienza e spesa, tutti aman risparmiar. E Sbudget da 15 anni lo sa far. Che sia pizza o caffè, gusto e qualità ce n'è, se per la spesa ci sceglierai, con Sbudget risparmierai, tutti aman risparmiar. E Sbudget da 15 anni lo sa far. Oh yeah. Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pull Pharma.
Masi Ristrutturazioni, dal 2011 attivi sul territorio bolognese, specializzati in ristrutturazioni di pregio per privati e attività commerciali, grazie a un team formato da operai e artigiani esperti e con l'ausilio di moderne attrezzature. Si eseguono anche manutenzioni condominiali, rifacimento tetti, consolidamento strutturali, lavorazioni in cartongesso e trattamenti antimuffa. Ci trovate in via Salarolo 2T a San Lazzaro di Savena. Masi Ristrutturazioni. Soluzioni innovative. Qualità italiana. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Trio Carbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Sono Rino Nimis, fondatore di CRC Milano SRL, centro riabilitazioni creditizie, azienda leader nel campo delle cancellazioni dalle banche dati dei cattivi pagatori. L'unica salvezza consiste nell'azione. Agisci ed il futuro sarà tuo. Cogli questa opportunità, fai di noi i tuoi consulenti personali e rimettiti in gioco. Ecco perché dopo l'apertura di Milano, Roma e Lecce abbiamo deciso di aprire a Bologna, la Tana del Lupo. Vieni a trovarci in via Altabella 17. Rimetti in gioco te e la tua famiglia. Datevi una seconda opportunità. LeoVegas.news, sport e intrattenimento su un'unica piattaforma online. Interviste e video esclusivi, fantastici premi, sempre a portata di mano. LeoVegas.news, il cuore del calcio italiano. Consento, finalmente ci sento. Chiama il nostro numero verde per un appuntamento domiciliare gratuito in tutta Italia. Sento ha la soluzione giusta per qualsiasi problema uditivo. Un'assistenza attiva 24 ore su 24. Formule di pagamento personalizzate ed è gratuito per gli aventi diritto all'esenzione ASL. Consento, finalmente ci sento. Stanco? Stressata? MGKVis Ricarica Plus, il tonico energetico senza zuccheri. MGKVis Ricarica Plus, fai vis di energia. Allora, non è cambiato intanto il risultato, l'Empoli continua a vincere a Firenze, al Franchi, 1-0, siamo al minuto 40, vi terremo ovviamente aggiornati sul risultato. Come ricordavano, è un derby, quindi al di là delle forze in campo c'è anche un'atmosfera, no, particolare in queste partite. Allora Fabio, da dove partiamo per raccontare un po' ieri il tipo di duello tra Bologna e Empoli? Secondo me possiamo Empoli, partire sì, subito, diciamo così... dalla fase iniziale che è stata la chiave, no? questo 1-2 del Bologna, e partendo da quello che ha sottolineato, Tiago Motta, ovvero il primo gol che arriva da una costruzione dal basso, che vediamo partire da Skoruski, poi dopo insomma, gira la palla al Bologna su una pressione che è stata forte dalla partenza di Skoruski, del Frosinone, uomo su uomo, può essere compatto, ma il Bologna consolida il possesso palla, va sempre a cercare l'uomo libero con pazienza, con continue rotazioni, vediamo Likoyannis addirittura dentro il campo, poi torna fuori da sinistra, la porta a destra, finché non trovano la giocata per affondare, che arriverà qui sulla destra con questa giocata tra Orsolini e Ferguson, che si sposta, gli viene a giocare, eccola qua, 1-2, e qui il Bologna dopo affonda, inizia a affondare, gira il campo dall'altra parte, qua c'è l'inserimento di Freuler, che chiaramente aveva liberato la corsia a Salemakers, Dirzel l'ha messo dentro, quindi sono un minuto e mezzo di possesso palla partendo dal portiere, con una squadra che andava uomo su uomo, quindi cosa vuol dire? Che tu non avevi superiorità numerica, ma dovevi comunque giocare con l'uomo addosso, questo vuol dire avere personalità, vuol dire movimento senza palla, perché per creare gli spazi quando ti vengono uomo su uomo devi ruotare, cosa vuol dire? Likoyannis viene dentro, Salemakers va fuori, Flori viene in conto, Ferguson si butta, cioè questi movimenti che chi ti gira uomo su uomo fa fatica a contenerti, cioè, quindi quando Thiago Motta dice abbiamo iniziato con un po' di difficoltà, eccolo qua, vedi che loro sono uomo su uomo tutti, sono tutti uomo su uomo, stop. Sì. Ok, perfetto. Però il Bologna decide di giocare comunque, non gli interessa.
con l'uomo addosso loro giocano, palla addosso, Lyukoyannis si butta, Salemakers viene dentro, trova Ebischer, rigirano, vanno sempre a cercare l'uomo libero, cioè, e quindi questo fa girare il Frosinone, lo fa stancare, lo porta da un lato all'altro, tum, torna di qua, cioè questa è la consapevolezza che dicevo prima, cioè il fatto di dire comunque sia io so, ho conoscenza, ho principi di gioco che mi portano a consolidare il possesso finché non vedo la possibilità di affondare, e il Bologna la trova intelligentemente a destra quando vede Ferguson che va a dare il supporto a Orsolini, adesso lo vediamo, Ferguson si sposta, viene a giocare di coppia con Orsolini e a quel punto affondano. Chiaro. Una ventina di passaggi. Cioè è molto importante, sì, no, contate, è molto importante la disponibilità del compagno che non ha la palla rispetto a quello che ha la palla e di offrirgli sempre, no? Di muoversi quel movimento lì, allora, anche se magari può sembrare che sia pressato chi riceve palla, invece ha quel tempo giusto per... Assolutamente, il punto è che ogni volta che un giocatore muove la palla deve muoversi, deve fare un altro movimento, certo. Non può dare palla e star fermo, se giochi sempre con gli uomini che ti vengono addosso, li devi portare fuori, creare uno spazio, nello spazio che libera un compagno deve andarci quell'altro, a quel punto loro perdono per forza misure e distanze, però è chiaro che c'è un lavoro dietro. Certo. E questa è una situazione da 0-0, perché non è che dice ah che bella sta squadra in sicurezza, 2-0 è facile. Cioè, sì, capisci? Sì, no, è vero, ancora 0-0. Perché... Ma ti chiedo anche, questo no, è il famoso tiki-taka ma non sterile, no. Sai che ogni... Non è. È... No. Questo è un possesso di palla consolidato. Consolidamento cosa vuol dire? Che lo mantengo per far muovere gli altri e andare a trovare il tempo e la soluzione per affondarli. Okay. Quindi non è tengo la palla io così non ce l'hanno gli altri. Il tiki-taka è voglio farmi vedere alla fine di avere il 64% di possesso palla, ma non l'ho finalizzato a niente. Cioè, ok, invece qua è l'obiettivo possesso... è finalizzare, certo. Sempre, solo che aspetti il momento. Aspettano il momento, momento di trovare la soluzione in cui c'è migliore. Lo scambio con Ferguson, che l'uomo che marca Ferguson va a pressare doppiamente Orsolini, e in quel momento lì che si sgancia. Il momento lo Ferguson. Decidi tu e lo decidono gli altri in base alle pressioni. Esatto. Quando gli altri ti concedono uno spazio alle spalle, è chiaro che lì Orsolini e Ferguson lo capiscono, vanno uno due a fondo, eccolo qua, vedi, ah, vedi che adesso loro, guarda, e vedi che vengono in due, in tre contro uno, e adesso sono andati, ma perché? Perché è difficile stare dietro a uomo tutto campo, quindi è normale che dopo fanno dei raddoppi, lasciano degli spazi, ma se tu hai l'intelligenza di riconoscere gli spazi, riconosci il momento di andare, questo è un possesso che può durare anche 2 minuti. Ma il Bologna è in controllo, cioè non lo sta facendo perché non sa cosa fare, sì, 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 cioè okay. Sta decidendo lui cosa fare e portare il Frosinone dove vuole. E lo scarico di Zirkzee non su Salemaker laterale ma interno è per spiazzare. Perché lui è un 10 lì, lui vuol fare la palla perché il movimento di Freuler libera Salemaker. Infatti se lui la scarica laterale, stoppa e tira, ma lui prova la giocata proprio da campione per mettere in porta, per mettere in Freuler, però anche lì. Movimento di Freuler giusto, certo. Perché ha liberato Salemaker, che se gli dà la palla riceve, poi dopo è andata bene sul rimpallo, però insomma questa è una grande azione, cioè c'è poco da stare a dire. Ma se i professori fossero stati così, Guido, cioè si sarebbe stato bravissimo. Sì, ma il materiale calcio non c'era, se ci fosse stata avremmo avuto tutti 8. Guarda che Fabio spiega uguale anche filosofia, ecco, lo stesso tipo di approccio, quindi è solo una questione. Anche l'Empoli stasera non fa filosofia, 2-0. Sì, 2-0. 2-0, vedi? E poi dopo, vabbè, chiaramente successivamente abbiamo il gol che tu citavi di De Silvestri. Okay. Lo andiamo a vedere. Che è stato un bel 1-2, questo chiaramente sul cross. De Silvestri capisce che il limite è sguarnito, quindi nel momento che Turati sta andando a fare la respinta, se voi vedete adesso tra un po' sbuca, vai. Guarda. Vabbè, non si vede, però lui fa dei, si vede dando quanto, si fa dei passi in avanti perché lui capisce che il limite è sguarnito. Poi dopo lì deve ancora decidere se andrà di piede o di testa, dipende come arriva. Perché poi se Turati la blocca non succede niente, lui va solo ad accorciare. Però Turati sguarnisce la porta, chiaramente rinvia coi pugni malamente perché lì la poteva anche bloccare. E De Silvestri capisce che il modo più veloce per andare a colpire la palla, che la porta è sguarnita, perché è chiaramente anticiparla con la testa. Andargli incontro. Assolutamente. Aggredire la palla. E quindi certo. Ha una grande intuizione, proprio una lettura del momento quella. Perché lui il primo movimento certo. Lo fa per accorciare lo spazio. Poi dopo, sai, non può sapere che la palla gli respinge lì. Poi come gli arriva? Bassa, di controbalzi. Però lui intanto accorcia lo spazio. Poi dopo, quando Turati, chiaramente, non fa un rinvio proprio, diciamo, memorabile così, no. Ecco, vedi che abbassa la testa perché capisce è che il modo può... per anticiparla... Sì.
e per sì di sfruttare cioè lo specchio della porta, quindi è una grande intuizione. Voto di Guidone a De Silvestri. A De Silvestri qual è? Ce l'hai? Ce l'ho, sì, certo. Andiamo a vedere, facciamo un piccolo break perché volevo capire. 7,5. Ah. La perla rara del gol di testa da fuori area gli regala la tessera onoraria di un esclusivo circolo che tra gli illustri iscritti conta gente come Maradona, Platini e Serena. Accidenti però. Eh sì, perché i gol di testa fuori area sono una rarità. Maradona, Platini e Serena sono stati tra gli autori del gol di testa. Molti ricordavano Van Persie. Esatto. Però in realtà Van Persie è da dentro l'area. Ah, ok. Van Basten è da dentro l'area, Batistuta col Parma è da dentro l'area, invece Maradona, Platini e Serena proprio da fuori area. Ne ricordo anche uno di Boninsegna. Quello non me lo ricordavo. Boninsegna nel 74, dopo la debacle in Germania, andò a giocare contro l'Olanda di Cruyff e andò in vantaggio sul cross di Antonioni e colpì dalle 16 metri di testa su un John Glover, non so dove fosse il portiere olandese, e fu molto partito. Te la ricordi tu, Fabio? Forse sei più giovane, non te lo ricordi. Vabbè, comunque, niente, volevo dirlo così per gli interisti in collegamento. Vuoi finirlo? Andiamo un po', che lo volevo dire. Intelligenza tattica, posizione, qualità con cui combatte alla grande il passare del tempo, perché De Silvestri, ricordiamo, ha 35 anni. Quest'estate sembrava non dovesse rinnovare, c'è chi parlava di ruolo in dirigenza, però è in campo, segna, fa gol e forse ieri, oltre al gol, è stato anche uno dei migliori. Chissà se pesò anche quel gol in finale di campionato col Napoli, non so se lo ricordate. Ah, l'anno certo, scorso. Caspita. No, poi per anche dire, il fatto che lui abbia ribadito più di una volta, lui voleva giocare, tutti continuavano a parlare, ma bisogna tenerlo in società, lui dice no, io voglio giocare, Uno lo capisce, no Fabio, quando è arrivato alla fine o quando ha ancora da dare. Lui infatti sta dimostrando che aveva e ha da dare ancora in campo molto, quindi... Sì, ha fatto capire anche che anche un altro anno ci starebbe, ha fatto capire, poi vediamo. Sono cose che magari si deciderà a fine stagione, in base anche a come si sente. Però è stato il tuo migliore in campo, Guido? Sì, sette e mezzo, il voto più alto? Sì, il voto più alto, sette e mezzo. Eri d'accordo, Nando? Sì, beh, certo. Vi trovate spesso d'accordo a decidere i voti? No, ma anche sì. Però, alla fine. Qual è lo scarto? Cos'è? 0,5 lo scarto. Sì, qua ci sta. Cioè, dice no, mettigli 7, no, 6,5. Chi spinge più di qua? Sì, non passiamo da una sufficienza a un'insufficienza. No, è raro. No, sai, se decidi tra un 6 e un 5,5. Ecco, roba lì, però si vedono delle litigate ogni tanto. No, va bene, dai, andiamo avanti. Abbiamo visto intanto i due gol, quindi sicuramente le cose più belle. Però e qua, tornando al primo gol, vediamo un'altra uscita spettacolare dal basso. Però posso chiedere alla regia se possiamo sfruttare anche il monitor in mezzo adesso che è intervallo? Guardiamo. Grazie, qua sempre con pressione uomo su uomo. Skoruski cerca Ferguson che si abbassa. Qui sfruttano Zirze, guarda che viene fuori, si gira, guardate l'uscita in maniera diversa, più diretta stavolta, quindi con Zirze che viene a fare il regista offensivo e tre giocatori che vanno nello spazio, che sono chiaramente Lico Jannis, Freuler che è andato dentro e Orsolini, quindi anche qui il riconoscimento della situazione. Frosinone messo in maniera diversa, liberata dalla zona centrale da Ferguson che viene incontro adesso, vedi, si porta fuori un uomo, palla a muro, Calafiori in buca, eccola qua, guardate Zirze, si gira e in buca. Quindi Zirze incontro, tre giocatori che vanno ad attaccare lo spazio alle spalle. E poi dopo qua c'è il cross e Freuler che ha dimostrato già in questa situazione o in un'altra di aver già alzato la condizione. Sì. La corsa è diversa, una corsa più fluida, una corsa più elegante rispetto all'inizio che era molto più compassato. Però anche qua vedi, riconoscimento degli spazi che ti lascia la squadra avversaria. Movimenti coordinati, ovvero Zirze che viene sotto due o tre giocatori che vanno ad attaccare la profondità, quindi insomma diciamo anche questa è una bellissima uscita. E poi la prossima che invece dimostra la maturità, perché il Bologna può fare, quando dicevo prima, può fare gol e attaccare in tante maniere, può attaccare anche in maniera diretta, quindi con giocatori come Orsolini, adesso vedremo nella prossima clip. Eccoci. E questa? E questa, vediamo. Sì, è questa, eccola qua. Vedete, cercano Ebischer che lo trovano libero. E guardate Orsolini. Vede il terzino alto che è Marchizza. Vede che Ebischer è nella condizione di poter mettere questa palla lunga perché non è pressato.
attacca la profondità e quindi fa un altro discorso rispetto al primo gol, che fa da sponda, viene incontro a giocare con Ferguson, vi ricordate? Va un attacco diretto, ma qui la bravura dov'è? Calma tra Aubameyang e Calafiori, trovano il play, ecco, play che Ebisce, eccolo qua, controllo, guarda, ha la possibilità di calciare, certo. Nel momento che un centrocampista, un difensore mi guarda, uno deve sempre attaccare la profondità. Uno per far scappare la linea e due magari per essere servito come in questo caso. E Abisher qui grande palla ancora. Sì, sopra sì, no, Marchisto. Questa è stata una delle più belle di palle date da Abisher, che non conoscevamo avesse anche questa qualità, no? Perché magari era più... Dove voglio arrivare a dire? Cioè, cosa voglio arrivare a dire qua? La differenza di come può attaccare il Bologna. Abbiamo portato il gol, abbiamo parlato di non so quanti passaggi, un minuto di possesso, sì. Palla, abbiamo visto l'azione prima. Qui gioca un calcio più diretto, perché? Perché se ho la possibilità vado, cioè quindi sanno riconoscere le situazioni, è questo che io voglio dire. Certo. Cioè hanno liberato Ebisher, alza la testa e può calciare lungo, Marchizza è alto, Orsolini gli va alle spalle e Ebisher lo pesca. Grande applicazione, grande concentrazione, certo. Sì, sì, in campo. Questa è una gran palla, sì, sì, certo. Poi dopo qua lui può, cioè, se la mette sul destro e Turati gliela para. Quindi insomma, diciamo che abbiamo fatto vedere in questo primo tempo, oltre gol, situazioni dove veramente il Bologna, perché dico che non deraglia mai dal campo, perché gioca troppo, si conoscono troppo bene ormai, hanno in testa i principi chiari, quindi una squadra che ha i principi così chiari può perderci, mancherebbe, poco, perché non perde mai, però per batterla devi essere veramente bravo, perché hanno uno spartito che conoscono bene e sono aggrappati a quello, cioè non sono aggrappati alla giocata di Zizé, al tiro di Orsolini, cioè. Sì, che poi sono giocatori quasi tutti nuovi, quindi li hanno imparati in tempi rapidi, perché non è che dici giocano insieme da anni, ormai è una squadra. E lì c'è il merito, secondo me, dell'allenatore e di quelli che erano con l'allenatore l'anno scorso, che hanno iniziato a lavorare per fare il salto d'età quest'anno. Cioè, quindi quando lui dice Ebis è uno che mi spiega anche agli altri più velocemente cosa chiedo e cosa voglio, è questo, cioè, capisci? Perché questa, come hai detto tu, è una squadra nuova che però sembra che giochi insieme da due anni. Sì, vuol dire, per come si riconosce, poi sì, chiaro che mio parere personale, il merito maggiore è dell'allenatore, perché è lui che deve convincere tutti quanti a farlo così. Poi i giocatori, ci mancherebbe, devono mettere in pratica, ma ragazzi qua c'è un'organizzazione totale dietro, possesso non possesso, molto molto importante, cioè, attenzione. Abbiamo altre azioni o hai... Sì, abbiamo l'inizio del secondo tempo, quelle, per far vedere il momento, due, tre situazioni, sì. Esatto, qui dove parlavamo anche prima, che qua chiaro il possesso è sempre dal basso, Calafiori inciampa nella palla, sì. E questo è un primo segnale che il Bologna, insomma, come dicevamo prima, un po' nel secondo tempo aveva calato la tensione, perché qua hai rischiato di prendere gol subito al 57esimo, l'eventuale 2-1 nato da un scivolone, però molto probabilmente non è uno scivolone nato a caso, la palla se la davano anche un po' più lenta, un po' una trasmissione, sì, un po' meno feroce, è anche vero che eri 2-0, quindi è abbastanza... Però non c'era bisogno, una scelta, mi sembra di essere una scelta un po' così, sì, un po' presa, perché non c'era bisogno di uscire e parlare al piede, sì, potevi scaricare, no? Cioè, la cosa più banale era scaricare. Capita, nel senso, ecco, questa... Ed è stata l'avvisaglia, poi dopo c'è stato il rigore, che inutile, insomma, l'abbiamo già rivisto. E il rigore ha rimesso un po', diciamo così, un po' di timore, molto ovviamente ha fatto anche rialzare il livello al Bologna, che non a caso dopo il rigore, quindi andiamo questo qua rigore, se lo vogliamo possiamo vedere, però tanto vuol dire, è un'azione che nasce dalla destra, che lì con Giannis perde il contrasto, poi c'è questa infilata. Sbaglia Calafiori a cercare di intercettare o doveva scappare? No, qua non sbaglia, Calafiori deve stare lì, perché comunque il concetto di Thiago Motta sulle palle chiuse come sono qua, di andare sempre in avanti, c'ha la copertura di Beukema, Calafiori lavora benissimo, okay. Qua l'unico errore lo fa Beukema, perché Calafiori su una palla chiusa deve stare forte sul riferimento, la copertura gli ha da Beukema, che lavora anche bene, perché gliela dà la copertura, il problema è che dopo non temporeggia, cioè, quindi... E dopo il rigore però c'è appunto, diciamo, la possibilità per il Bologna di chiuderla qui, alta grande palla di Ebbes su una ripartenza, guardate che palla che mette a giri per Orsolini, questa è una grandissima palla, sì, perfetta, e poi qua fa una grande giocata Orsolini, perché finta, poi dopo
dalla sinistra. Ah, bellissimo, qua fa una gran giocata. Qui è quello che diceva Motta, che lo vorrebbe convincere a giocare di più a sinistra, sì. Orsolini, ma lui ci crede anche poco. Anche a sinistra. Anche, anche a sinistra. Sì. Lui ci crede poco. Qua forse poteva, sinistra poteva anche usare un po' l'esterno. Qua ha fatto una roba straordinaria, gli ha mancato solo il gol. Sì, sì, ha cambiato forte, non ha preso lo specchio, però qua fa una roba. Ebisce gli mette una gran palla. Poi qua lui controlla bene, se ne porta due, ma poi proprio se li scherza. Qua sai, non ha tanto angolo, calcia forte, cerca la forza e gli poteva va darla fuori in mezzo a Salemakers o no? Ci sta che tiri lui da lì. Secondo me c'è la luce. Orsolini quando sposta la palla lì e si libera degli uomini, da lì deve calciare col sinistro che c'ha, poi dopo insomma non è che... Sì, è colpito d'interno che è andata a uscire, forse da quella posizione, cioè col sinistro che hai... Sì, vabbè, ci sta anche all'interno, ci sta nel senso, sì. Cioè è chiaro che lui prova a calciare di collo interno forte e mettere nel palo di là, calcia anche bene, però è chiaro che sì, d'interno prende il giro verso fuori, però. Vabbè. E poi c'è un'altra occasione di Ndoye che nasce da una palla recuperata, che poteva anche essere questo il 3-1, che molto probabilmente non ti prendevi lo spaghetto finale di Marchista del 95esimo se chiudevi la partita, ecco, diciamo, perché qui c'è una palla recuperata, Zirze dopo in buca. E qua insomma è chiaro che si allarga un po', e qui non ti è più chiedo, un gol facile. E siccome Ndoye non è la prima volta che arriva, beh, è chiaro che questa non è facilissima perché si allarga un po' col controllo. Però si denota che ha poca confidenza. Ovvio, questo col questo sì. Perché è... poi c'è la volta che puoi sbagliare, la volta che però. C'è sempre un perché, ecco, e lui, sì, sì, l'ho capito quello che vuoi dire. Pochissimo Ndoye, pochissimo. In carriera ha segnato. Vabbè, certo, ma non è che non è un caso, che voglio dire, sicuramente. Se dai tre palle a Ndoye e tre palle a Orsolini, finisce 2-0 o 3-1, cioè per Orsolini, cioè voglio dire, ma quelle sono caratteristiche, no? Certo. Come magari, che ne so, se c'è da inseguire uno forte sulla fascia, molto probabilmente Ndoye ti fa 80 minuti di avanti e indietro e te lo contiene, e magari Orso è più offensivo, cioè certo, sono sì, caratteristiche. Sì, no, ma ci mancherebbe, non sono... Diciamo che dai, questo è stato un po' il quadro partita. Generale, dai. Quella di Marchista ce la risparmiamo perché ha fatto un po' tremare tutto. Esatto. Allora, che voti abbiamo ancora di Guido per completare un po'? Ma se vuoi te li prendo giù anche tutti perché sono bellissimi, però è ovvio che i migliori... No, volevo il migliore e magari il voto più basso a chi... L'abbiamo visto. Beukma era 5,5. Abbiamo goleador Ferguson, che ieri ha detto nel post-gara 7 gol come l'anno scorso sono un po' pochini, ha detto. Poi dovrei farne di più. Scozzese squarcia la difesa, la partita segnando il gol del vantaggio, dentro il match ci sta sempre da attore protagonista, cosa che Thiago Motta non vorrebbe, perché se potesse nasconderlo dentro un sacco probabilmente lo farebbe. La parola più bella secondo me sono Zirze e Ebisher, le migliori. Allora andiamole a vedere, scusa, cioè, andiamo a leggere Zirze ed Ebisher, le due pagelle, vai. Allora, abbiamo pronto Zirze, tra poco avremo anche Ebisher. Non ti volevo mettere in difficoltà per No, ma qui c'è tutta la sera, io... Prossima volta leggo porto il Corriere della Sera direttamente lo inquadriamo. Perché secondo me fa discutere quella di Zirkzee. Infatti dice 6,5, qui dobbiamo metterci d'accordo. Se il voto è i tiri che fa verso la porta, allora è insufficiente. Se invece vale per il lavoro per la squadra, diventa ottimo. Distribuisce caramelle a compagni ingordi che le sciupano senza neanche scartarle. È un bel tema. Allora, pubblicità e poi parliamo del ruolo del centravanti, soprattutto nel Bologna di Thiago Motta, perché in questo assomiglia un po' a Palacio, no? Che quando, non so se tu eri qua o seguivi più l'Inter in quel periodo, però quante volte si parlava di quanto Palacio facesse giocare bene il Bologna, fosse un punto di riferimento, però non segnava e tirava anche poco in porta. Ne parliamo dopo la pubblicità. Già di festeggiar, tutti pronti a risparmiare. Il disco gira, la musica è accesa. Noi uniamo convenienza e spesa. Tutti aman risparmiar. E Sbudget da 15 anni lo sa far. Che sia pizza o caffè, gusto e qualità ce n'è. Se per la spesa ci sceglierai, con Sbudget risparmierai. Tutti aman risparmiar. E Sbudget da 15 anni lo sa far. Oh yeah. L'intestino è tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Un nuovo probiotic Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. It's a faithless road I'm on. Did you pay me? It's a faithless road.
Rovery Design apre il suo nuovo showroom di 500 metri quadri. In esposizione un'ampia scelta di materiali, pavimenti, rivestimenti, cucine, sanitarie e rubinetteria delle migliori marche. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, tranne il lunedì mattina e il sabato pomeriggio, chiuso la domenica. Sapremo trovare insieme a te le soluzioni giuste per la tua nuova casa. Per la tua casa da sogno, Rovery Design, roverycostruzioni.com, via Bartolomeo Provaglia 5, Bologna. Infortunistica Tossani. Dal 1952 assistiamo vittime di sinistri stradali, infortuni sul lavoro, mala sanità, senza anticipi e senza costi in caso di mancato risarcimento. Oggi siamo presenti in tutta Italia. Infortunistica Tossani. Dal 1952, la storia del risarcimento. Le 20 buone erbe. Elisir depurativo ambrosiano. Combatte la stitichezza. Da Pulpharma, in farmacia. Porrettana Gomme. Cambio pneumatici con le attrezzature più innovative. Officina auto e moto multimarca. Centro revisione auto e moto. Porrettana Gomme, pneumatici e assistenza. LeoVegas.news, sport e intrattenimento su un'unica piattaforma online. Interviste e video esclusivi, fantastici premi, sempre a portata di mano. LeoVegas.news, il cuore del calcio italiano. L'intestino è tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Un nuovo probiotic Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. Torniamo in diretta. Allora, il centravanti deve fare gol, deve far giocare bene la squadra. Parto un attimo da Fabio, perché tu sei stato un centravanti, no? Noi ti continuiamo a usare come allenatore, come tattico, ma tu facevi gol. Sì, a noi ci chiedevano più i gol che far giocare bene la squadra, però poi sai... È l'evoluzione è un po' del calcio. Sì, okay. Abbiamo sempre parlato, no? Che, però in un mondo normale ancora dovrebbe far gol il centravanti. Però poi sai, ci sono squadre e squadre, in questa squadra sicuramente... Il centravanti deve anche saper giocare e far giocare gli altri e lo sta facendo molto bene. Non a caso c'è una squadra che si esprime bene. Poi è normale che questo è un giocatore che deve arrivare a fare 12-13 gol, perché li deve fare. E allora vi chiedo, ovviamente si accusa meno il problema finché fanno gol gli altri, però se il Bologna, come era successo, aveva fatto un'infilata di 0-0, no? di risultati che non riusciva a sbloccare, magari diventerebbe più urgente il gol del centravanti. Ma secondo me con questo assetto no, cioè nel senso che tu sei tarato per giocare con quel tipo di giocatore. Non, cioè c'avevi Arnautovic, che per carità era Arnautovic, era uno che ti finalizzava, faceva gol, ma non ti faceva tutto il lavoro di Zirkzee. Secondo me la squadra, anche quando dovrai cercare a gennaio un sostituto, e lo devi cercare, perché poi insomma Zirkzee adesso... Certo. Che Dio lo conservi sempre così, però insomma non c'hai un'alternativa. Il problema vero sarà quando tu non ce l'avrai. A quel punto non puoi mettere Van Hooijdonk, perché l'abbiamo visto le due tre volte che gioca, cioè è un altro tipo di giocatore. Il Fabio lo ha spiegato tante volte. Sì, anche sì, qui. Cioè, dovrebbe cambiare completamente il gioco il Bologna. Per... Allora fai prima ad adattarci, come ha fatto l'anno scorso. Un altro lì davanti, grande, scusi, dicevo, chi è che ha fatto gol alla Fiorentina? No? Era Fabio Bazzani. Hai ritrovato cosa abbiamo trovato? Serie A 2004-2005, perché tocchi di fino, dribbling, tunnel, qui adesso il calcio moderno, ma Fabio una bella zuccata nel calcio del 2004-2005, guarda dove l'aveva messo. Te li ricordavi? Ogni tanto li riguardi? Sì, sì, me lo ricordo. Fabio, no, sì. Me lo ricordo. Questo me lo ricordavo bene. Anche avevi anche delle belle basette. Hai visto? Venivamo da due o tre sconfitte di fila, era la quarta o quinta giornata, sì, a Firenze, vincevamo Firenze 2-0. Sì, sì.
Era che opera d'arte, gli hanno fatto anche il disegno. No. Che, ma i cross di Bologna. Perché avete tolto? Per mettere Guido. Per me faccione. I cross fanno tanto. I cross fanno tanto, perché sai, quando dicevo anche l'altra volta, sì, i cross sono orsolini quelli lì, basta che giri la testa. Poi è chiaro, di andarla a prendere, però. Sì. Sergio Volpi te l'aveva messo. Sì, sì. Che ha giocato anche nel Bologna, Sergio. Esatto. C'è anche un volo abbastanza pesante. Una volta, pomeriggio, verso le 4:30. Quella della salvezza, la penultima giornata con il Lecce. Fece un gol strepitoso. Certo, 94esimo, sì, sì, mi ricordo una giornata surreale per come si è sviluppata. E quindi si diceva toccava sono d'accordo con Guido, cioè nella squadra di Motta è molto più funzionale un giocatore che giochi con gli altri, che si abbassi, scambi, eccetera, piuttosto che magari che un punto di riferimento, no, tipico da area, tac, tac, così. Okay. Dopodiché cioè a me piace, non sono particolarmente critico con Zirkzee perché non fa i 7, 8, no, cioè 15 gol, quello che è, perché la qualità del gioco che lui riesce a, come dire, mettere nella squadra è importantissimo. Ieri un tocco, no, anche un filtrante nella prenazione del primo gol, anche se è andato bene. Un tocco no look, ma una sciocchezza per dare la pallina a Lico Giannis che la crossa. L'assist per... No, per lì pulisce tutti i palloni. Lì pulisce tu, anche nella ripartenza che hai fatto vedere. Cioè, il filtrante che lancia Lico Giannis, credo, è suo, quindi è... Cioè, io sono per... Non sono assolutamente per criticare... No, no, nessuno lo critica. Questo è un momento in cui viene osannato. Ma però ci sono quelli che dicono... Centro avanti, doppia cifra, se no è un fallimento. Beh, doppia cifra li deve fare con... Magari c'è lì. Deve arrivarci, perché... Adesso è quota 2? Sì. Sì. Due. Perché una in Coppa Italia era 3. Sì, però no, però in campionato sono 2. Ma che la società e l'allenatore abbiano... il concetto che abbiamo detto prima, cioè che gli serve un centravanti più manovriero, lo vediamo anche dal fatto che la società quest'estate ha investito pesantemente sugli esterni. Ha preso Carson, ha tenuto Orsolini e Carson, a Ndoye, a Salemakers, cioè hai rafforzato quella parte di squadra, perché tu i gol li vuoi andare a cercare lì e in mezzo al campo, da Ferguson che te ne deve dare qualcuno, più appunto i difensori. Non c'è Poscia adesso, però è venuto da De Silvestri il gol. Qualcosa agli altri ti devo dare. Però è chiaro che tu, la punta centrale l'anno scorso, Arnautovic, se non mi sbaglio, ha fatti 14. Sì, tu l'hai detto 12. Ma è stato fermo mezzo campionato. 20 partite, sì. È stato fermo. Mezzo campionato fermo, quindi però, la proiezione era da 20 gol se le avesse giocate tutte. Benissimo. E tu sei arrivato a 2 punti dall'Europa. Se vuoi arrivare lì, il centravanti quei gol lì li deve fare. Sì, sì. Perché gli altri, sì, l'anno scorso Orsolini ha fatti 11, che non sono pochi. Vabbè, per un esterno. Posh 6, Ferguson 7. Quindi tu... ti aspetti. Zirkzee deve far patta con Arnautovic almeno. Esatto, perché tu ti aspetti che gli altri rifacciano la stessa stagione l'anno scorso. Certo. Chi più, chi meno, cioè un gol in più, un gol in meno. Ferguson cos'è? A due quest'anno. Mm. E però ti mancano quelli di Poscia al momento. Però. Sì, però hai trovato un gol di De Silvestri. Intanto hai trovato un gol di De Silvestri. Però è chiaro che se il centravanti, per quanto debba essere sia manovriero, non ti fa 12 gol e non arrivi lì dove devi arrivare. Però lui ha voglia di cercare. Lui tecnicamente, no, secondo me, è fortissimo. E a Bologna ci sta poco, nel senso che è un giocatore da grande squadra, che ha una grande opportunità, quella di completarsi a Bologna. A me l'anno scorso, quando lo intervistai, mi disse: io sono più una seconda punta. Quest'anno lui fa un lavoro con Motta, anche tattico, che gli torna utile e buono per il suo futuro. Cioè, questo è un giocatore che, così com'è, tu adesso, cioè, l'Inter ha Thuram, ma un anno Zirkzee all'Inter ci può star benissimo vicino a Lautaro. Cioè, alla Roma Zirkzee a fianco a Lukaku ci gioca benissimo. Chi è che ha scritto amo questo club? Zirkzee, sì. Parlando del Bologna? Dopo la partita di ieri, sì. I love this team, amo questa squadra. Beh, dichiarazioni d'amore. No, soprattutto perché se ci pensiamo, l'anno scorso non sembrava così
al di là della forza, ma così inserito, così era felice. Seconda linea, dai, era, no, ma lui ha preso era una forza. Riserva, però troppo ragazzi, la ha preso forza anche mentale lui. Ma, sì, però, ma lui ha preso forza dalla concatenazione di situazioni che hanno portato via Arnautovic da Bologna. Però l'anno scorso Arnautovic fermo per 3-4 mesi e tante volte lui stesso non trovava la maglia da titolare, perché si capiva, anche se non l'aveva mai detto esplicitamente, Motta non si allenava magari come voleva lui, non face... perché l'anno scorso con mezzo campionato fermo avrebbe almeno potuto giocare 20 partite, Zirze invece tante volte non partiva a titolare, quindi è stato proprio un cambio anche di atteggiamento. Ma e di... può sembrare anche una banalità, ma anche con il ringiovanimento della squadra, essendo un ragazzo giovane, avendo di fianco tanti ragazzi della sua età che magari vengono anche dalle sue, si sente molto più all'interno del gruppo. Cioè anche nel quotidiano a Casteldebole lo si vede scherzare con tutti, ridere con tutti, sì, è molto più all'interno del gruppo. E comunque il fatto di essere, ha ragione Luca, questo è importante, l'aver abbassato la squadra, l'età media della squadra, responsabilizza molto di più e lui si sente molto più responsabilizzato e quindi molto più coinvolto. E Motta, adesso non questa domenica qui, due domeniche fa, lo elogiò pubblicamente dicendo Zirkzee sta facendo... benissimo, fa tutto. Sì, sì, e paradossalmente Zirkzee è l'unico in questa squadra che non ha un concorrente, perché non ha nessuno di... tutti gli altri ce l'hanno in qualsiasi ruolo, Zirkzee non ce l'ha, quindi ha anche in questo, se vogliamo, una difficoltà in più, perché ti devi motivare, perché se c'hai uno che ti soffia dietro, che ti vuole rubare il posto anche in allenamento, è così. Chiaro che è. Però d'altra parte il fatto di essere titolare inamovibile, aver trovato la fiducia dell'allenatore, lui gioca, lo ha reso protagonista. E magari lo rasserena. E magari lo rasserena. Poi insomma, chi è sempre un ragazzo che ha 22 anni, quindi è chiaro che deve maturare, può crescere, lui è un po', diciamo... Non sottovaluterei neanche, come dire, le ripetizioni estive, cioè il fatto di aver lavorato per due settimane con Motta, capito, in modo concentrato. No, con l'attenzione che hai in ritiro una e non settimana, perché poi lui è arrivato più tardi in ritiro. Sì, lui e quest'estate c'era ancora Arnautovic quando ha fatto il ritiro, sì, ha fatto l'Europa Under 21 e è tornato dopo, sì. Però c'è una tempistica diversa di rispetto quella... all'anno prima, no, rispetto anche al lavoro settimanale fra una partita e l'altra, sì, sì, verissimo. Mentre sembra, l'impressione almeno è che abbia trovato anche il suo centrocampo titolare Motta, siccome all'inizio ha fatto un po' di esperimenti, Moro, aveva provato alcune combinazioni, non si capiva dove potesse arrivare nella distribuzione dei ruoli, partiti Scouten e Dominguez, adesso gioca a due e Ferguson davanti. Sì, giusto, e con pronti Moro e la Zuzzi a dare. Sì, con Fabian che è uscito. Fabian è uscito completamente dalle... No, deve entrare ancora, deve ragazzi. Entrare, cioè, sì, è uscito. Lo so, però è entrato subito, diciamo, no? È entrato in una partita che era ancora aperta. A inizio stagione fa pure gol, poi sparisce. Anche nelle tre gare in una settimana ha dato a tutti quei 5 minuti, 10. L'unico è Ferguson che non ha mai... Anche Carson è un... è sparito da tre settimane. Settimane che non gioca, insomma. Sì, e infatti sono i due temi. Però adesso volevo capire se Fabian è sparito perché lo sta crescendo, perché sarà il dopo Ferguson, o se... che spiegazioni vi date, insomma, alla luce di... ultime scelte. Lui è un ragazzo giovane, un ragazzo che ha anche struttura fisica, Fabian. È chiaro che ha davanti persone che giocano e giocano bene. Come dicevi tu, Sabrina, hai trovato un centrocampo che fai difficoltà a smontare e a cambiare. È chiaro, poi io all'inizio dell'anno ho detto tante volte che per me il titolare sarebbe stato Moro, per come giocava, e invece se tu hai Ebischer che ti gioca in quel modo, prima Fabio ricordava, o Luca, non mi ricordo, che lui nasce lì da mediano, chiaro che se hai Ebischer e Freuler lì, Ferguson per lui inamovibile, fai fatica. No, hai ragione, è che voglio dire, che Corazza poi... entra negli ultimi 10 minuti per far rifiutare Likoyanis o De Silvestri, Ferguson neanche 5 minuti. Certo, però Corazza entra anche perché adesso hai fuori sia Posch, hai fuori Posch, hai avuto fuori Christiansen, e quindi avevi anche bisogno di entrare. Quando
a tutti i titolari, hai tutti i titolari a disposizione in quel reparto, è chiaro che Corazza forse fa, il terzo, farà là. Più. Diventa sì, il terzo. La difesa è stata smontata dagli infortuni, infatti, certo. Se no, altrimenti certo. Difficilmente avrebbe cambiato anche la difesa, perché Lucumi era titolare fisso, nessuno forse avrebbe poi scoperto così presto Calafiori. Appunto, cioè, succedono cose anche buone, cioè gli infortuni ti portano anche cose buone, cioè Calafiori insomma è uscito molto bene, lo stesso De Silvestri che sembrava, come diceva prima Sabrina, un giocatore... Sì, restiamo quasi. Non usare per... Sì, no, proprio. Cioè quasi sì, per sì. Riconoscenza, un contratto quasi per riconoscenza. Invece gioca bene, ha giocato a San Siro, fa gol. Insomma, è uno partecipe. Chiaro che poi quando rientra Posch scalerà De Silvestri. È riemerso anche Rico Giannis, ragazzo della sinistra, che voglio dire, dal marzo scorso non è che avesse visto molto il campo. Molto cioè, campo. Era un escluso. Io, insomma, per rispondere a Sabrina su Fabian, secondo me non, lui non lascia nessuno indietro. Detto questo, cioè, i posti sono poi tre sì, a centrocampo e quindi cioè, qualcuno perché fuori poi, si deve stare. Cioè, ieri è entrato Moro a un certo punto, perché anche Moro è un giocatore che lui considerava cioè, importante. La Zuzzi lo trova sempre il modo di giocare avendoci due mediani e il mediano puro che fa il sostituto. Gli altri non sono mediani puri, cioè devi andare a toccare, quindi devi togliere... Punto. O Ferguson, allora però c'è anche Moro. Dipende. Sì, sì, no, è più delicato. È più delicato. Lucumi che sta bene, pronto, torna. Cosa succede? Perché questo Calafiori fai fatica, no, a metterlo in panchina. Secondo me oggi deve aspettare anche lui. Ok, quindi perché Calafiori sta facendo benissimo, come diceva Guido, a volte dagli infortuni che pensi di essere rimaneggiato, non voglio dire penalizzato, hai delle scope al calcio, è pieno di queste situazioni. Quindi secondo te se domani Lucumi torna fisicamente giocatore pronto, che con Thiago Motta pacca. Sta fuori un mese rotti, quant'è che è fuori Lucumi? Un mese? Ah sì. Un mese passa con uno che sta giocando al suo posto in questa maniera, per come abbiamo conosciuto noi Thiago Motta, è chiaro che Lucumi dovrà aspettare, poi dopo arriverà il suo momento, ci saranno partite. Però Calafiori ha avuto un impatto straordinario, cioè veramente a livello difensivo, a livello di... abbiamo fatto vedere anche, mi pare due lunedì fa, come è bravo anche a capire la fase di possesso, i movimenti da fare, avendo tecnica, cioè quindi voglio dire, è un giocatore che è veramente entrato benissimo nelle... Ma questo secondo me, sempre per merito dell'allenatore, per un semplice motivo, che lui quando ha le assenze, prima della partita, non le cita mai, anzi... dice che saranno delle risorse per quelli che avranno la possibilità di dimostrare. Quindi quando tu vai in campo che il tuo allenatore non ha neanche fatto percepire il fatto che si sente più debole perché va a Milano, che gli mancano tre giocatori, ma ha piena fiducia in te, tu vai in campo che quello che puoi dare riesci a darlo, certo. Perché senti la fiducia. Cioè i giocatori annusano se l'allenatore fa davvero o scherza sul fatto di dire mi manca De Carolis, si gioca a Bazzani, io ho fiducia, però. Cioè capisci che ti voglio sì, dire? Sì, 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 sì. E non a caso qui tutti quando vanno dentro... rendono. Sono un po' di sliding door, scusate, nel senso che se non si fosse fatto male Lucumi, forse Calafiori, non lo so, chiedo anche a voi, forse Calafiori avremmo potuto vederlo a scapito del Greco un po' in rotazione con Christensen. Invece il caso ha voluto che è stato valorizzato come centrale in questa fase, certo. Perché teoricamente era anche un po' esterno, no? Sì, in estate le idee del Bologna erano proprio quelle di farlo fare il centrale di sinistra. L'ha sì, anche detto lo stesso subito. Calafiori. Sì, cioè, poi è Calafiori chiaro ha detto che quando l'ha chiamato, cioè, sì, se c'hai, se c'hai però gli ha detto buco vieni, sinistra, che Motta gli avrebbe detto vieni che mi servi in mezzo sì. Okay. Gliel'aveva già detto a Calafiori. Sì, sì. Ma anche come se con possibilità anche di esterno. No, chiaro, giocatore, guarda, è difficile che in questa squadra, a parte proprio qualcuno, sono quasi tutti molto duttili che possono ricoprire vari ruoli, più di uno. Non il loro specifico. Non il loro specifico. Sì, certo. Ma per tornare un secondo a quello che dicevi prima, a quello che anche spiegava Fabio, Orsolini è l'emblema del fatto che in questa squadra il posto te lo devi guadagnare. E che giochi se stai bene, se dai risposte sul campo. Lui era partito a Torino che era titolare, poi non è stato titolare, fa tre gol, cioè torna in campo titolare, tre gol, grande partita, nazionale. Anche a nazionale, a San Siro fa gol contro l'Inter su rigore. Insomma, il posto se l'è riguadagnato Orsolini, sì, sì. A scapito di Carlson.
che dovrà fare altrettanto. Che dovrà fare altrettanto, che riuscirà. Però il fatto di avere abbondanza, per quello prima quando dicevo è una squadra che può aspirare ad andare in Europa, può lottare per andare in Europa, perché tu c'hai una concorrenza interna di alta qualità e quella ti spinge. Se non c'hai niente dietro, quante volte abbiamo detto, ah, ma in panchina l'Inter c'ha, le partite si cambiano con i 4 e 5 cambi. Guardi la panchina dell'Inter, cioè, quella del Bologna. Adesso ce l'hai, cioè, ti giri in panchina e ce li hai in panchina. Benissimo. Devo andare anche in pubblicità, volevi aggiungere qualcosa, no, Fabio? Allora vado in pubblicità, torniamo tra poco. Stanco? Stressata? MG K-Vis Ricarica Plus, il tonico energetico senza zuccheri. MG K-Vis Ricarica Plus, fai vis di energia. Masi Ristrutturazioni, dal 2011, attivi sul territorio bolognese. Specializzati in ristrutturazioni di pregio per privati e attività commerciali, grazie a un team formato da operai e artigiani esperti e con l'ausilio di moderne attrezzature. Si eseguono anche manutenzioni condominiali, rifacimento tetti, consolidamento strutturali, lavorazioni in cartongesso e trattamenti antimuffa. Ci trovate in via Salarolo 2T a San Lazzaro di Savena. Masi Ristrutturazioni. Soluzioni innovative. Qualità italiana. Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pulpharma. Siamo al Parco Termale del Garda a Colà di Lazise, Verona. Le persone si affrettano ad entrare nella natura di questo grande parco secolare. Il laghetto con l'acqua termale a 34 gradi. Le grotte incantate con tutti gli idromassaggi benefici e i geyser in funzione. Poi ci godiamo una ricca ristorazione dove poter assaporare deliziosi piatti in assoluta tranquillità. Siamo sempre nel Parco Termale del Garda, stiamo entrando nel centro benessere. Nell'intimità di questo meraviglioso ambiente si eseguono massaggi e trattamenti viso e corpo. Poi ci dirigiamo alla piscina termale, con idromassaggi esterni e subacquei e nelle saune con vista parco. E infine, chiudiamo con l'ultima grande novità 2023 appena ultimata. Un'opera d'arte meravigliosa che dalle immagini si commenta da sola. Il Pantheon Termale. Borrettana Gomme. Cambio pneumatici con le attrezzature più innovative. Officina auto e moto multimarca. Centro revisione auto e moto. Borrettana Gomme, pneumatici e assistenza. Infortunistica Tossani. Dal 1952 assistiamo vittime di sinistri stradali, infortuni sul lavoro, mala sanità, senza anticipi e senza costi in caso di mancato risarcimento. Oggi siamo presenti in tutta Italia. Infortunistica Tossani. Dal 1952, la storia del risarcimento. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Trio Carbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Eccoci nuovamente in diretta. Allora, intanto eravamo curiosi di sapere, qui chiamo in causa il nostro Luca Pinkerle, come se la stanno cavando quelli che hanno lasciato Bologna, no? Abbiamo citato prima Scouten e Dominguez.
abbastanza bene, devo dire. Si stanno andando abbastanza bene. Quello che sta andando meglio di tutti è Moussa Barrow, che in Saudi Pro League ha trovato la sua dimensione. Anche come stipendio. Non prendono i giornalisti, però, hanno detto. Ma no, io non so perché non vi... Sai che non è vero. Potresti candidarti. Ma no, vabbè. Come te la cavi con l'arabo? Come te la cavi con l'arabo? Ma come no, lingua... imparo tutto. Lingua madre. Ma li trattano bene in Arabia i giornalisti? Non lo so, non lo so se li trattano bene o male. Non lo so, di sicuro dipende quale paese. Vale. Ancora non so se le donne sono sdoganate per poter parlare di calcio liberamente. Di calcio? Già di poter parlare. Vabbè. Vabbè, dai. Barrow sta andando bene, ha fatto 4 gol in 6 partite, capitano, seconda posizione in classifica squadra, per l'Alta One, sì, che si sta giocando il titolo contro i grandi, Ronaldo, Benzema, insomma, che Barrow viene visto dalle altre squadre come il giocatore più rappresentativo dell'Alta One. Quanti gol ha fatto? 4 gol in 6 partite, quindi proprio partito Ronaldo benissimo. E Ronaldo? Ma Ronaldo 36, ormai ha fatto 800 gol in 6 partite. Grande Barrow, grande Musa. Poi Cambiaso, grande protagonista con la Juventus, sta giocando, ha giocato 4 partite da titolare, ieri ha giocato contro l'estero. Vabbè, ma mi ha chiesto gli ex. Bravo, ha ragione. Luca, tu differenzi tutte le tue ex per dove stanno? Non credo. No. Ex squadre, dico l'Inter, il Pescara, no, niente. Poi Medel, che si è conquistato il mondo latino andando in Brasile, come tanti cileni hanno fatto, perché l'ha fatto Vidal, l'ha fatto il mago Valdivia, ed è uno dei giocatori più rappresentativi del Vasco da Gama, una grandissima piazza in Brasile, riconosciutissimo ovviamente, è stato protagonista social qualche settimana fa, perché in Brasile è un gioco molto tecnico, molto di dribbling, un giocatore con 2 piedi salì sopra il pallone per sbeffeggiare un po' gli avversari, Medel subito arrivò pressando, cercando di fare fallo, quindi e ha preso piedi e pallone. Sì, okay. Diciamo, ma io ho visto anche che si è fatto il tatuaggio con tutte le sue squadre in cui ha militato, e il Bologna occupa uno spazio predominante nel tatuaggio. Assolutamente. Si vedono soprattutto Inter e eccolo, vedete, lì. Eccolo qua, qui c'è il Bologna. Tipo il Marco Panini, è interessante questa cosa. Sì, poi lo facciamo anche l'Inter, il Bologna sono le due squadre che... Poi gioca a 90 minuti secchi sempre, tutte le volte nazionale, continua ancora. Hai visto il primo piano del polpaccio di... E poi c'è la maglia più bella di tutta la storia del calcio. Il Vasco da Gama? Sì, ti piace più quella? Sì, ti piace quella? Quella, sì. Quella dell'Ajax, secondo me, sono le più belle. Eccola qua, prendiamo. Sono proprio belle la maglia del Vasco da Gama. Adesso lo sponsor nuovo, ma... Ma che ti piace la Croce di Malta? Cioè... Sì, è molto bella. Okay, vabbè. Poi faremo una classifica delle maglie preferite. Hai ragione, faremo la classifica delle maglie più belle. Okay. E ancora Emilio De Leo gli commenta tutte le foto. Qui. Vabbè. De Leo? Sì. De Leo sta lavorando tantissimo. Nico Dominguez, Nottingham Forest, ha segnato, sta andando bene in Premier, ci ha messo un po' a ingranare le prime partite, era sempre in panchina, adesso è sempre titolare, e in una recente intervista ha detto: sì, mi trovo bene in Inghilterra, ma il mio cuore rimarrà sempre a Bologna. Questo ha fatto tanto piacere ai tifosi. Siamo a ottobre. Vediamo fra un po', dai. Vediamo tra qualche anno. E poi Schouten, che sta comandando in Olanda con il PSV di Eindhoven, sfruttando anche una stagione in cui l'Ajax sta facendo malissimo, perché credo sia penultimo in questo momento in Eredivisie, sì, con le due decadute del grande calcio europeo, Lione e Ajax, che sono i bassi fondi della classifica in Francia e in Olanda, e sta diventando un giocatore che adesso piano piano comincia a entrare nell'occhio della nazionale olandese. E occhio, perché Beukema, con l'infortunio di Schurs del Torino, che si è fatto il legamento crociato anteriore a sinistra, grande abbraccio ovviamente, comincia a scalare anche lui le gerarchie per la difesa della nazionale. Bene, abbiamo fatto un riepilogo, un riassunto di quello che succede. Sansone, non ne parliamo di Sansone. Sansone, no, Lecce. Oggi ha fatto un gran assist. Ha fatto un gran assist oggi. L'assist del pareggio a Piccoli, ha fatto lui, ha fatto una gran giocata. Appunto, per dire, no, ora non volevo tu vuoi dire che Nicola Sansone, dicevate, no? Certo. Io ho guardato solo Sansone. Io solo guardavo, mi collego per guardare, ma per dire Sansone, però. Soriano, Soriano è ancora fermo, no? Soriano, senza squadra. E rappresenterebbe una grossa occasione per tante squadre. Tra l'altro lui era qui a Bologna a fare un po' di... Anche Sansone nella pausa per le nazionali è venuto a Bologna anche un po' a salutare. Sì, no, ma Soriano era l'isokinetica, faceva, sì, si allenava lì, insomma, si sta allenando qui a Bologna per trovare la sua
miglior condizione, certo, perché è ancora... potrebbe accasarsi fino a gli svincolati fino a fine novembre o sempre, non c'era un limite, certo, non c'era un limite di tempo, marzo, no. Svincolato sempre. Vabbè, gli auguriamo di trovare, dai. Certo, assolutamente, assolutamente. Importante. Allora, domani Nando ci andrai tu all'assemblea dei soci per sì, presiederò io. Domani presiedo all'assemblea dei soci, ma dato non sono tanti. No, domani c'è questa assemblea dei soci che chiude un pochino la stagione 22-23, quindi Saputo sì, presenterà il bilancio, illustrerà il bilancio che verrà approvato. Sappiamo che non sarà pesante come l'ultimo, no? Che aveva tutti gli strali del Covid degli anni precedenti, che era un meno 46 e passa, dovrebbe attestarsi sui 15-20, insomma ancora non lo sappiamo, lo scopriremo domani per bene, e che però insomma è l'ennesimo rosso, no? Ma un rosso un po' con una tonalità un po' diversa, magari perché arriva dopo una stagione, un'estate importante di investimenti che fanno presagire un po', no, una crescita non solo agonistica ma in generale della squadra e bilanci diversi nei prossimi anni. Ricordiamo che oggi il Milan dopo 17 anni ha presentato un bilancio inutile, pochi milioni ma comunque inutile, questo lo sappiamo. E poi domani ci sarà anche il rinnovo delle cariche societarie, quindi il CDA e quindi il rinnovo, penso che è scontato, se non già fatto, di Fenucci, tra altri 3 anni, no? A capo amministratore delegato, e poi così si potrebbe presupporre anche la possibilità che il figlio di Gioia Saputo, Luca, che è qua nell'area tecnica però, no? Come scouting, lavora con i ragazzi dello scouting di Sartori, possa entrare in CDA, magari forse è ancora presto, forse deve aspettare, lui ha fatto gli studi anche a Miami, ha già lavorato con l'Inter Miami di Beckham, oltre che col Montreal Impact, a livello così, cioè di esperienze dirigenziali. Vedremo se domani annunciano questo ingresso o meno, oppure no, sono confermati il collegio sindacale. Questo tanto per dire, insomma, un pochino come si chiude questa stagione. Saputo farà le sue chiacchiere con gli altri soci. Che sono quelli delle 4 associazioni di categoria, no? Commercianti, professionisti, artigiani e associazione Futuro Rosso Blu, che in tutto raggruppano circa 6.000 rappresentanti, 4.000 solamente dell'associazione Futuro Rosso Blu, gli altri un pochino qua, e che comunque con lo 03 hanno questa possibilità di salutare, stringere la mano e fare 2 chiacchiere con il chairman. Se vuoi raccontare tutti i giornali così già la gente non lo compra. Ma mica c'è scritto domani sul giornale, c'è scritto, ma è proprio le stesse cose. Un'ottima sintesi dell'articolo che uscirà domani. Esatto. No, ma sul giornale ci sono altre cose che qua non posso dire, molto importanti, certo, quindi certo. Acquistate il Corriere. Quindi domani comprate il Corriere di Bologna, perché ci sono delle cose inedite. C'è l'ora inedite in cui inizia l'assemblea. E dove si terrà? Poi Nando fa le pagelle del CDA. No, però mi chiedo quanto il fatto che quest'anno Saputo sia fisso qui, perché tra l'altro insomma è fisso a Bologna, non è più come prima, veniva 3 volte all'anno, una volta all'anno, anche nel magari nello sbloccare, io penso al mercato quest'estate, a volte puoi avere un nome che passa e allora ora che fai la call lo chiami, il fuso orario, poi magari è già subentrata un'altra idea, cioè il fatto che sia lì può aver velocizzato, agevolato anche delle situazioni di mercato, delle decisioni di vario genere che sono state prese al volo. Guarda, io lo dicevo non tanto tempo fa, che secondo me l'importanza di Saputo qui, la presenza di Saputo è fondamentale e dà tranquillità a tutto l'ambiente, non che stare lontano o che i dirigenti non siano bravi a gestire le situazioni, però l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, come si suol dire, e stando lì anche per i giocatori, lui è uno molto, il presidente è uno molto discreto che non va mai in campo, quindi, però i giocatori che sanno che lì c'è il presidente, che sanno che per l'allenatore comunque c'è un punto di riferimento, per la squadra c'è un punto di riferimento, è importante, sarà una casualità, però i risultati dicono che da quando è venuto qui non c'è stato una partita che lui ha saltato quest'anno. La squadra marcia in un certo modo, quindi tutte le teorie, tra cui quella di Fenucci che me lo dice sempre, no ma sai il calcio moderno non c'è bisogno, insomma sono messe in discussione, perché secondo me vedere lì il capo azienda
e poi anche per i dipendenti del Bologna, che è chiaro, cioè, Motta lo dice sempre, no? Non parliamo dei giocatori, ma poi c'è tutto un lavoro dietro di tutti. Anche per chi è lì, per i dipendenti a Casteldebole, avere lì il presidente è un'altra, cioè, è un'altra cosa. No, no, ma sono, credo che siano, insomma, cose condivisibili, magari, Fabio. Sapere che sono tutti presenti, che hai il presidente poi fisso, proprio che sta vivendo in prima persona la stagione, i momenti belli, i momenti meno belli, cioè che capisce e magari anche lui stesso si sta appassionando di più di quanto non lo fosse prima, anche se la squadra era sua anche prima. No, no, assolutamente è importante, ma non, come diceva Guido, sono d'accordo, non perché gli altri non sarebbero in grado di gestire la situazione, ma proprio perché la presenza che percepisci del capo, incontrarlo, il saluto anche solo, la, cioè, è con te, cioè, quindi è una parte attiva, no? Perché sennò uno diventa parte attiva solo perché ti paga gli stipendi, che non mancano mai, però c'è proprio anche la percezione di condividere la battuta, non so, la pacca in testa ieri a De Silvestri dopo il gol, cioè tu hai il proprietario che comunque è sempre presente, è chiaro che è un qualcosa in più, cioè, poi dopo, per amor di Dio, quando stava di là non è che nessuno non ci dava fino alla morte, però è proprio un fatto naturale di averlo qua, sentirlo parte integrante ti dà, fa dar tutti quel qualcosa in più, meglio in presenza che smart working, stiamo vedendo tra l'altro, questo che è un momento molto bello perché in settimana Saputo ha voluto premiare con una targa i 3 dipendenti più anziani di militanza nel Bologna, non di età, e quindi abbiamo Matteo Campagna, famoso e ormai colonna importante del Bologna, straripante Matteo, è ovviamente una certezza nel Bologna, qui vediamo anche come viene salutato e acclamato da tutta la squadra. Rita, giusto? La signora che si occupa delle divise del Bologna, aiutatemi sul cognome perché... No, non lo so. Non ti aiutiamo? Scusa, Rita. No, adesso ci arriviamo, perché... Ci arriviamo, lo recuperiamo, chiediamo scusa e poi anche il fisio... terapista Luca Ghelli, il terzo dei premiati, e poi bravissimo, ieri c'è stata questa scena molto commovente di Maurizio Savi, 25 anni, le chiavi dello stadio, lui vive dentro allo stadio, le chiavi della del nuovo caso. Beh, certo, e che va a busso, dice. Settimana gli abbiamo fatto un'intervista, ho visto, c'era la macchina vecchia, è andata la macchina nuova, perché era quella di Italia 90, era merito, cioè, è stato merito del vostro lui quasi piangeva, si è commosso, è stata una cosa molto bella, anche perché lui, avete visto il mazzo di chiavi, è vero che c'erano le chiavi del macchinino, ma lì ha le chiavi di tutte le stanze poi ha una bacheca con tutte le chiavi di tutte le porte dello stadio. Tutte. Tutte. Non so come faccio a riconoscerle. Rita Gandolfi, grazie. Bravo. Anzi, chiediamo scusa alla signora Rita Gandolfi, che è stata giustamente premiata insieme a Ghelli e a Campagna per la militanza nel Bologna, a dimostrazione di quanto siano importanti anche le figure che magari si vedono meno, non scendono in campo, non hanno le foto e i titoli sui giornali. Questa è una cosa che a Motta piace tanto, perché spesso ringrazia tutti. Ieri addirittura, quando Nando gli ha chiesto degli abbracci, ha detto che ha abbracciato anche di Stewart, perché sono lì dopo la partita, quindi fa sentire veramente tutti coinvolti, chiama tutti, quindi per se nome. Qualcuno ha carenza d'affetto passa da lì quando c'è una vittoria del Bologna e si prende una bella abbracciatona. Comunque Savi è uno che parla molto schiettamente, ha saputo, dice beh col presidente è arrivato lì, ha visto il mazzo di chiavi e ha detto ma come fai Maurizio con tutte queste chiavi, ma te le perderai, se non si preoccupi lei, pensa e non preoccupi il portafoglio, va proprio diretto, tranquillo, grande, quindi Maurizio, è uniforme. Grande. Per fortuna, voglio dire, la presenza di Saputo è poi importante, è diciamo anche la verità, che è anche molto legata anche un po' alla presenza dei figli, no? Certo, Jesse che gioca, e quindi sono in pianta stabile qua. E questo magari in particolare il figlio piccolo che gioca nel Bologna ed è quello che magari ha più bisogno dei genitori vicini, perché gli altri hanno già un'età che sono un pochino più adulti, ma il piccolo ha 17 anni e quindi, e quindi insomma è chiaro che in questo momento la famiglia si è stabilita a Bologna anche per questo. Bene, abbiamo salutato e fatto giustamente, insomma, una
così un applauso simbolico ai dipendenti del Bologna. C'è il Sassuolo da affrontare sabato, è la classica partita che tutti gli anni si pensa riservi, gol, spettacolo, no? Perché era anche accaduto, sono state tra l'altro tra le partite più belle qui Bologna-Sassuolo con Mihajlovic, ricordo, e forse c'era ancora De Zerbi al Sassuolo, con partite aperte, veramente aperte, piene di gol e belle prestazioni. Allora, andiamo in pubblicità e poi parliamo appunto dell'ultima, della prossima gara del Bologna in trasferta a Reggio Emilia, tra poco. Già di festeggiar, tutti pronti a risparmiare. Il disco gira, la musica è accesa, noi uniamo convenienza e spesa, tutti aman risparmiar. S Budget da 15 anni lo sa far. Che sia pizza o caffè, gusto e qualità ce n'è. Se per la spesa ci sceglierai, con S Budget risparmierai. Tutti aman risparmiar. E S Budget da 15 anni lo sa far. Oh yeah. L'intestino è tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Un nuovo probiotic Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. Leovegas.news. Sport e intrattenimento su un'unica piattaforma online. Interviste e video esclusivi. Fantastici premi. Sempre a portata di mano. Leovegas.news. Il cuore del calcio italiano. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Trio Carbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Infortunistica Tossani. Dal 1952 assistiamo vittime di sinistri stradali, infortuni sul lavoro, mala sanità, senza anticipi e senza costi in caso di mancato risarcimento. Oggi siamo presenti in tutta Italia. Infortunistica Tossani. Dal 1952 la storia del risarcimento. Stanco? Stressata? MGKVis Ricarica Plus, il tonico energetico senza zuccheri. MGKVis Ricarica Plus, fai vis di energia. Da piccolo avevo un sogno. Tua casa da sogno, Roveri Costruzioni. 10 anni di garanzia sui lavori. www.roverycostruzioni.com. Le 20 buone erbe. Elisir depurativo ambrosiano. Combatte la stitichezza. Da Pulpharma, in farmacia. Il patrimonio immobiliare di una famiglia rappresenta il sacrificio di una vita e quando si desidera cambiare la propria casa, il timore di sbagliare, di svendere, di fare il passo più lungo della gamba rende insonni le notti dei proprietari. Per essere sicuri di fare le scelte giuste, non ti affidare nelle mani del primo che incontri, fai un confronto. Un confronto è una cosa utile e intelligente, non credi? Mondore è stata selezionata da importanti partner a livello nazionale e ciò garantisce serietà, competenza e trasparenza ai massimi livelli. Affidati a Mondore, l'agenzia più bella che c'è. Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere. Da Pulpharma. L'intestino è tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Un nuovo probiotic Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. Segnato l'Empoli e sappiamo che a Bologna non è una brutta notizia, no? Raccontare che l'Empoli sta vincendo il derby contro la Fiorentina 2-0, tacco, cross in mezzo e una
scivolata per accompagnare il pallone in rete, come diceva Nando Pellerano, quando c'è destro in campo però è di Giasi, però il gol è di Giasi, il movimento però, così che a portare via Milenko, a portare via Milenko, esatto, a rompere la linea difensiva. Quindi insomma, raddoppio dell'Empoli che aveva già segnato anche nel primo tempo, no? Ma ha fatto più gol stasera che in tutto il resto del campionato, aveva un gol fino ad oggi, ne ha fatti due stasera, sono a tre, più uno annullato. Più uno annullato, stasera ne aveva fatti tre addirittura. Si è scatenato. Esatto, siamo praticamente a 10 minuti più o meno, 8 minuti dalla fine della partita più recupero. È chiaro che anche adesso, al di là delle simpatie o antipatie nei confronti della Fiorentina, ma guardando anche la classifica, e qui chiedo alla regia di darci una mano, la Fiorentina è una di quelle squadre su cui il Bologna fa la corsa, e quindi è chiaro che in questo momento sapere che la Fiorentina rimane lì a tre. Esatto. Anche perché domenica gioca con la Lazio, mi sembra, a Roma. Sì. No, vero? Sì. Vai tu? No, lunedì sera. No, io faccio l'Atalanta lunedì alle 6, ma alle 8:30 c'è Fiorentina-Lazio. E la settimana dopo dovremmo andare a Firenze, mi sembra. No, no, andiamo il 12 a Firenze. Dovremmo. Possiamo. No, dico, dopo Sassuolo. Sassuolo, Lazio. Lazio. Sassuolo, Lazio, Firenze, sì. E quindi insomma, è un bel trittico anche per il Bologna. E quindi parto da Fabio. Fiorentina c'ha la Lazio, la Juve e il Bologna le prossime tre. Lazio, anche la Juve e Bologna, oltre l'Europa League. Sassuolo, Lazio e Fiorentina. Sì. Quindi insomma, comunque sono calendari abbastanza... Allora, il Bologna è più forte di questo Sassuolo? Nettamente. Nettamente? Sì, sì. Io l'ho fatto sabato sera al Sassuolo con la Lazio ha fatto una gran partita, ma come a livello di squadra non è, in questo momento non c'è, lascia stare che ha battuto la Juve, io parlo a livello globale, non mi faccio prendere dall'episodio. Berardi è un giocatore dominante, se in serata, ma poi nelle altre strutture, a centrocampo Bologna è nettamente più forte, dietro in difesa il Bologna è nettamente più forte, il Sassuolo c'ha Juan Tresoldi, Cassito Erlich in grande difficoltà, c'è una squadra che oggettivamente non ha la struttura del Bologna, poi ha giocatori che se vai là e non fai la partita ti possono mettere in difficoltà, perché Berardi è un ottimo giocatore, cioè voglio dire, Pinamonti sta facendo fatica ma quest'anno ha fatto 4 gol, l'Orienté quest'anno non la sta mai beccando, però se si sveglia una sera ti può far male, certo. Però se tu mi chiedi oggi tra le due squadre, vedendo il Bologna, la continuità che sta avendo, e il Sassuolo, vedendo che ci saranno 5-6 mila bolognesi e quindi comunque giochi in casa al Bologna, oggettivamente il Bologna è più forte. Poi però è chiaro che il Sassuolo è una squadra che ha dei giocatori. Ma tu mi hai chiesto, questo Bologna è più forte del Sassuolo? Io ti rispondo sì. Quanti sono già i biglietti venduti? Più di 3.000. E siamo a lunedì. Io esagerato, 5.000, ho detto, oggi è lunedì, appunto, allora. Ma, no, secondo me anche di più. Io ho detto 5.000, ma cioè, secondo me possono arrivare anche di più. È la trasferta più comoda del campionato questa, la più comoda. Allora, c'è entusiasmo, sei vicino, è sabato pomeriggio. Ampio parcheggio. Ampio parcheggio. È anche comodo col treno, se ci si va in treno è comodissimo. L'orario è alle 3 del pomeriggio, quindi a parte i commercianti che magari hanno ancora l'attività aperta, diciamo che è ancora un orario che consente un po' a tutti di andarci. Alle 5 la partita è finita, non ti rovini neanche il sabato sera, quindi andiamo tutti a Reggio Emilia. Alle 7 sei a Bologna a fare l'aperitivo sotto le due torri. Esatto. No, io sono due torri, questi vediamo, perché sono recintato, vediamo subito. Non sotto le torri. Neanche sopra le torri. Si sta un po' lontano. Fantastico. Ecco, la temperatura può darsi che in fine settimana si abbassi un po'. Quindi Pepe deve alzare l'aria, non condizionato ma riscaldamento. Pepe verrà inciabato in infradito e canotta. Tutto bellissimo. Aprirà i finestrini. È troppo bello per essere vero. Portiamo a Nando se vuoi. No, ma Luca si è ammalato all'intervallo della partita. Non sto scherzando, all'intervallo stava facendo la telecronaca. Partita che non ha significato nulla per il Bologna. È stato 2-2 con lo Spezia in cui hanno esonerato l'allenatore. Esatto, l'anno scorso a settembre. Quella lì. Partiamo per la Spezia. Ma che era settembre? Era 5 settembre. Quella prima nevicava, scusate. Tralasciando il fatto che Pepe a Spezia si è lasciato malissimo. Quindi era ricercato in tutte le vie.
riso ai tifosi locali perché si era lasciato male con la tifoseria. Siamo arrivati alla Spezia con una temperatura media in macchina di 8 gradi, quando all'intervallo della partita il povero Luca aveva 40 di febbre. Anche fuori ce n'erano 30. Fuori ce n'erano 30, girava chiedendo delle aspirine. Sì, perché poi nella postazione, Fabio lo saprà, il commento dello stadio di Spezia è un box, quindi tu sei al chiuso, quindi non hai neanche la percezione di quello che sta accadendo fuori. Ero da solo dentro uno stanzino, mi avrebbero potuto raccogliere lì a fine partita. Esatto. Poi da allora abbiamo detto Pepe, beh, puoi anche non venire in trasferta perché sennò ce ne fai fuori uno a volta. Adesso ci riproviamo, dai, ci riproviamo. Fantastico. Va bene, quindi che pronostico facciamo per sabato? Intanto che formazione vi immaginate? Perché con tutte le scelte che ha a sua disposizione Motta, beh, tornano Posch e Lucumi. Molto tornano Posch e Lucumi, ma più che altro adesso hai Salemakers che ha trovato la sua prima maglia da titolare, Ndoye che comunque non aveva per niente sfigurato, Carson, lo dicevate voi, deve ancora ritagliarsi il suo spazio, insomma ci sono molte scelte da fare. Cosa vi immaginate? Dai, vado proprio in ordine, parto da Nato. Guarda, non lo so, perché con Motta poi veramente conta anche molto la settimana di lavoro, per cui dopo la partita ha detto guarda Carson è a sedere, ma perché ha una concorrenza che sta molto 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 bene, quindi lui continui, quindi se questa settimana qua lavora meglio, no, fra i quattro esterni probabilmente avrà il suo posto, non saprei dirti, certo diciamo così che in linea di massima centrocampo dovrebbe essere quello, dopodiché davanti non ne ho idea, non sono neanche difesa. È una partita da vincere Guido? O si può anche fare un... Allora, una partita secondo me da X2, nel senso che il Sassuolo è una squadra che ha grandi individualità, Berardi su tutti, ma lo stesso Lorente è un buon giocatore, anche lì in mezzo al campo ne hanno. Il problema è vedere se imbroccano la giornata, se imbroccano la giornata diventa una squadra molto rognosa, lo è anche il Bologna, una squadra rognosa, è chiaro che se tu vinci lì, anche perché poi c'hai Lazio e Fiorentina, e metti un po' di fieno in cascina. Cioè adesso capito? Diciamo che inizia quella fase in cui tu inizi a capire se il Bologna può stare fisso in quella zona, esatto, di classifica. Esatto, e se vinci ti cambia anche parecchio la classifica e poi gli altri sono due scontri diretti che fai fatica a vincere, ma non perdi quantomeno di solito. Cioè, come dicevo prima, da gennaio fino a oggi hai perso solo col Milan. È vero che non li vinci, ma a parte con l'Inter, ma sono quasi più diretti quelli con Lazio e Fiorentina quest'anno, sì, se vuoi far quella quest'anno corsa, se vuoi far quella corsa, quelli non li devi perdere. Non li devi perdere assolutamente. E stando così a Sassuolo devi cercare di vincere. Sì, perché ci vuole un risultato positivo in trasferta, cioè un colpaccio in trasferta. Che, no? che quest'anno ancora ti è mancato. Sì, finora hai vinto 3 partite, giusto? In casa. Sì. 4 pareggi e basta. Poi. E poi 0, pareggi. 0 sconfitte. Poi certo. Per un motivo o per l'altro, perché Juve, Monza, Meritavi, Torino per il famoso rigore. Perché poi infatti noi continuiamo a guardare la classifica sapendo che potevano zoppa essere di più, esatto, i punti, certo, legittimamente, certo, ecco, quindi l'unica zoppa è Verona che sbaglia il primo tempo, poi dopo un po' è che era un Verona ancora arcigno, è lì un Verona arcigno, soprattutto sotto palla, che è un problema, perché il Bologna finché trova dei Frosinone che li attaccano, se ti vengono a pressarti ti ingabbiano la, la risolvi, trova le giocate, gli spazi. Infatti un discorso che volevo dire prima su Zirze, così che poi mi è passato di mente. Il problema sarà quando il Bologna troverà dei blocchi bassi, che allora non ha spazi da andare in verticale, no? Per Ferguson, per questi giocatori. Allora lì ti serve la punta d'area, Zirze non lo è proprio perché è più una seconda punta. Ma finché le squadre li vengono a prendere come ha fatto il Frosinone, com'è, cioè il Bologna le trova, però è chiaro che non sempre può essere così. E poi non dimentichiamoci, ne parleremo magari di più lunedì prossimo, ma martedì 31 c'è anche la Coppa Italia, c'è il Verona che arriva al Dall'Ara, c'è la Bologna che quest'anno può tentare anche quella strada lì, ma magari ne parliamo di più il prossimo lunedì, che saremo dopo Sassuolo e prima proprio della gara di Coppa Italia con il Verona. E prossima settimana, ricordo anche il 1° novembre al Teatro Duse, c'è anche la famosa serata di cui abbiamo parlato tanto, dedicata a Gianfranco Civolani, un premio giornalistico che verrà assegnato ai 3 giornalisti, carta stampata, televisione e radio, che hanno mandato il loro pezzo, insomma, in ricordo del CIV, giuria di alta qualità, giuria di alta qualità, e poi ci sarà lo spettacolo di Giorgio Comaschi che riproporrà il Commendator Paradiso, quindi insomma è un'occasione ghiotta anche per così fare un tuffo nel passato. Ragazzi, siamo ai saluti. Salutiamoci. Ci salutiamo. Ci vediamo presto.
Buona settimana. In realtà tutte, con grazie. Fabio per un po' non ci vediamo perché DAZN lo ha cooptato per due lunedì di fila. Mando un video. Mandaci un video. Mando un video per video. Certificare che sono a DAZN. Se volessi le prove. No, basta accendere DAZN. No, mando un video. Tu con non puoi neanche mentire, non puoi dire che hai un impegno di lavoro se non è vero. Mando un videomessaggio con la lezione del giorno, se no. Esatto. E poi la riporta. Luca. Il tutorial su YouTube facciamo. La riporta Luca. Fai il video. Lo fai. Non vuoi far giocare i giovani? Non vuoi far giocare i giovani? Fai come gli allenatori. C'è il nonnismo negli spogliatoi. C'è il nonnismo. Lanciate dal primo minuto. Vabbè, comunque Fabio, ci rivediamo dopo quale partita, quindi. Allora, non Sassuolo, non Lazio. Dopo la Fiorentina. Dopo la Fiorentina. Fatto col di testa prima. Perfetto. Tradotto credo sia il 13 novembre. Ok, vabbè, noi però andremo in onda lo stesso. Tra l'altro la prossima settimana ci sarà con noi Katia Serra, siamo molto contenti di averla ospite. Mercoledì sarà anche lei al teatro Duse di Bologna per una serata, tra l'altro il cui incasso sarà devoluto agli alluvionati, quindi chiacchiere di calcio a teatro con Adani, Bizzotto, Tommasi Marani che sarà il moderatore, quindi insomma tanto bel calcio a partire dalle ore 21 e poi lunedì sarà qui con noi Katia, poi ci sarà con noi anche Giorgio Comaschi, quindi insomma avremo un sacco di argomenti e approfondimenti in particolare sul Bologna. Allora, grazie a Fabio Bazzani. A Fabio, ci vediamo a breve, certo. Buon intanto grazie. Lavoro a DAZN. Grazie a Nando Pellerano. Grazie Nando, a voi. È sempre un piacere. Anche per me. Lo stadio si fa, quindi va tutto, non ti abbiamo chiesto niente stasera. Parliamo, sì. Prima, fra un paio d'anni ne parliamo? Tra un paio d'anni, comunque, va bene. Sì, con calma. Ci fa piacere. Grazie Nando, davvero, è sempre un grande piacere. Grazie Guido De Caro, Corriere della Sera. Ci vediamo lunedì. Grazie al nostro... Invece Luca Pinkerle, ci vediamo in settimana con Sport Today. Ringrazio in regia Tiziani Lardi e Massimo Bergamini come Pallone nel 7. Ci rivediamo lunedì prossimo alle ore 21. Solo calcio sabato invece a partire dalle ore 14 per raccontarvi Sassuolo Bologna e poi alla sera ci sarà non solo calcio con gli approfondimenti a caldo della partita del Bologna. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti. Questo programma è stato offerto da... Per la tua casa da sogno, Rovere Costruzioni. 10 anni di garanzia sui lavori. www.roverecostruzioni.com. Infortunistica Tossani. Dal 1952 assistiamo vittime di sinistri stradali, infortuni sul lavoro, mala sanità, senza anticipi e senza costi in caso di mancato risarcimento. Oggi siamo presenti in tutta Italia. Infortunistica Tossani. Dal 1952 la storia del risarcimento. Masi Ristrutturazioni, specializzati in ristrutturazioni di pregio per privati e attività commerciali. Ci trovate in via Salarolo 2T a San Lazzaro di Savena. Masi Ristrutturazioni, soluzioni innovative, qualità italiana. Porrettana Gomme. Cambio pneumatici con le attrezzature più innovative. Officina auto e moto multimarca. Centro revisione auto e moto. Porrettana Gomme, pneumatici e assistenza.